Ragazzi, buonasera, buonasera. Come state? Si sente tutto, ci siamo? Buon sabato, 11 marzo. È uscito ufficialmente il sito, incredibile, bellissimo, bellissimo. Signor Mauro, Giovanni, Andrea, il Princi, Erika, Paola, Dennis, Mike, Francesca, Fla, Giacomo, Musk, Luca, Ni Ginevra, Matt King, Michele. Raffaele, Alessio, Ludovica, Cristian, Fabiana, ciao a tutti, ciao Evan, ciao Friu. Anzi, faccio prima di dire Sofia. Si vola, si vola. Eccoci qua. Buonasera, Re Mitico. Ciao Marco, ciao Ice. Chissà se c'è anche l'Abrat che dopo ci fa compagnia. Alessandro Bellotti, ciao, buongiorno. Ciao Salvatore, ciao Davide, ciao Manuel. Super David, ciao Mariolino, Bella lì. Ciao Mariolino. Bene Sofia, bene, 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 bene. Sono molto stanco perché questa settimana, come vi raccontavo sul primo canale, è stata decisamente intensa e finirà domani. Che tra l'altro c'è l'evento qua a Milano della Us Quindi settimana intensa sicuramente. Lunedì c'è un pranzo di lavoro con, col Papa Vegas, col Beppe. Ciao Matteo! Ciao Matteo Mantovani! Benvenuto, grazie mille! Ciao Nelsa! Ciao Tommaso, ciao Giulio, ciao Felix, ciao Diego! Ciao Roni! Bella! Ciao Turro! Ciao ragazzi! Allora, ovviamente sapete benissimo che cosa andremo a fare tra pochissimo. Prima di iniziare, considerando che ho ricevuto una marea di messaggi di persone che comunque non solo fanno magari un corso all'università, ma hanno anche un lavoro. Mi hanno detto Ste ti prego inizia alle 14 ti prego iniziamo alle 13.30. come avete visto adesso ci facciamo una mezz'oretta di chiacchiere grazie mille Gabriele per la donazione gentilissimo ciao Dark Samu Gianluca Mattevi ciao ciao Franci ciao Angelo ciao Leopard quanti siete <ride> siamo già in 2000 ed è iniziato da 3 minuti what che sta succedendo? Sì, sì, è tutto pronto, ragazzi, non vi preoccupate, ve l'ho fatto vedere anche l'altra volta. Comunque, qua, come vedete, siamo già operativi, eh, vi faccio vedere: qua siamo già operativi, è già tutto pronto. Siamo nella nostra base iniziale. Ah, dobbiamo riempire l'inventario poi con tutto, ma non vi preoccupate, eh, perché ve l'ho detto adesso, ci facciamo una mezz'oretta di chiacchiere. E alle 14 in punto inizia ufficialmente l'episodio 20 in live. <ride> sono casato, raga, emozionato perché, cioè, io sono tranquillo, ma. Moriremo dal drago <ride> Probabilmente morirò dal drago Non importa E se nel caso in cui non, non riuscisse a ucciderci il drago Abbiamo il leader da creare Quindi insomma in qualche modo schioppiamo Emanuele Notar Giacomo Grazie, Ciao Ste Buona fortuna Grazie mille Incrociamo le dita Si dice in bocca al lupo in, Molti dicono crepi il lupo Ma ho scoperto che si dice viva il lupo A quanto pare Poi dipende da che regio, regione geografica Frequentate più spesso ecco ho scammato la donation, dice Respect Dani. Tranquillo, andiamo subito a recuperarla che stavo aprendo Minecraft. Ciao Step, che bella mattina, grazie mille Dani. Non, non scambiamo niente, non scambiamo niente, cerchiamo di non perdere nessuna donazione, nessun messaggio. Rimetto subito questa schermata grande. Edoardo, The Escapist, vediamo, comunque non ci sto giocando, non, non ho adesso la premura di giocarci. Allora, Giulio ci chiede della mansion. La mansion uh, è figa, perché sicuramente trovarla con la mappa del villaggero, del cartografo che ti porta in quel punto lì è simpatico. Però, cioè, magari sì, ma per adesso no, per il semplice motivo che abbiamo una farm di ride, quindi non ci serve. Siamo 2007, dice Gabri. Sono milanista anche io, dice Mitico. The Best, guarda, abbiamo iniziato da 5 minuti esatti, da 5 minuti. Mi raccomando, lasciate mi piace tutti quanti contemporaneamente adesso, se volete sostenere il canale e la serie, un bel pollicione in su, che siamo in 3.000 persone. Mi raccomando, ci sono 800 mi piace, quindi uno su tre di voi l'ha fatto, gli altri due no. Lollo Pollo. Grazie per tutto quello che fai, ti seguo dai 15k. Negli anni ti ho seguito a Singhiozzi. So, se, so per possono sembrare pochi, ma faccio sempre la mia parte per chi ammiro molto. Ti vogliamo bene, ste, siamo cresciuti insieme. Qua Lollo Polo non è questione di quanto ammonta la donazione, non, non è importante. Già il supporto di seguirmi da tempo, anche se a singhiozzi, è più che sufficiente. Rosi Rubino. <ride> Cosa sta? Ma che cazzo fai trading? Se sì, quanto hai guadagnato? No, io non faccio trading, in passato avevo acquistato... Ho so, comprato dei bitcoin come avete visto dal video sul primo profilo. E, però il guadagno avviene solo nel momento in cui chiudi la posizione, quindi, non si può dire che io abbia guadagnato perché le posizioni sono ancora aperte. Gianluca, grazie mille per la donazione. Ma eh, avete fatto partire il treno! mo E qui non c'è un hype train, ma lo, lo creiamo! Gianluca Mattei, good luck e fan! Grazie mille. Domenico Jacopino mi chiede: Situazione della casa nuova. Allora, domenico, la, la casa nuova in questo momento. La situazione è questa: stanno finendo dei lavori. Appena finiscono i lavori, mando il perito della banca per fare una perizia. L'ultimo preventivo di mutuo che ogni mese si aggiorna con i tassi rilasciati dalla BCE, che è la Banca Centrale Europea, non era malissimo, del tipo che mi chiedevano un terzo di quello che gli chiedevo indietro in più, mentre come vi avevo fatto vedere nel video mi chiedevano il 100% in più a febbraio. Follia. Yasmin, benvenuta nei villager. Yasmin Federici, grazie mille per esserti abbonata. A proposito degli abbonamenti, prima che mi dimentichi, che mi ha fatto presente ovviamente il ragazzo che mi aiuta a gestire il sito, sul sito, non so se l'avete visto, ma la sezione merchandising ancora non è disponibile. Alessandro Bellotti, abbonamento con il Prime. Grazie Alessandro Bellotti, che eri già abbonato in teoria, no? Insomma, nella sezione del sito il merchandising non è disponibile, lo sarà da settimana prossima. Alcuni di voi, non tanti di voi, hanno eh, il badge spalla destra, silver soldier e se non sbaglio un best friend abbiamo all'interno di tutti gli abbonamenti. Queste persone nutrono di determinati vantaggi, per esempio se volete acquistare un pezzo del merchandising, aspettate perché io vi comunicherò il codice sconto perché... C'è il codice sconto per chi acquista da quel livello di abbonamento. Che non significa che dovete abbonarvi necessariamente a quel livello per ottenere il merchandising. Assolutamente no. Chi ha quel livello di abbonamento per sostenere il canale ha un, uno sconto sul merchandising. Ma non è neanche obbligato a comprarlo. Ovviamente. Ovviamente. E intanto poi c'è Matteo Mantovani che spenge la testa e fa una donazione così da 60 euro. Boom! Il merch. Ecco appunto, ne stavamo parlando lunedì lunedì 13 lunedì 13 sei matto ti comprai la felpa con quei soldi sei, anzi ne costa meno sei matto comunque matte grazie oh moonlight benvenuto nei villager ciao moonlight neco ciao benvenuto ciao buddy ciao sebastiano Sara la live si salverà non so se faremo l'estratto perché comunque cioè, cosa vuoi estrarre? Mo, mo' appena entriamo andiamo dal drago con l'arco! Pam! E lo facciamo secco, ok? Mi calmo. Mi calmo, che se ci moriamo, che figura di merda. Mm. Nico, un giorno inviterai i fan nella serie. Allora, all'interno della serie è molto complicato. Però, Nicoz, posso dirti questo. Con Ale, stiamo smanettando insieme a degli amici suoi. Però, non lo dire a nessuno, Nico, mi raccomando. So che siamo in 4000, raga, non lo dite a nessuno. Probabile che creiamo un server di Minecraft dedicato con tutti i minigiochi che esistevano nel 2017 e che sono stati rimossi da tutti i server. Però io qui lo dico e qui lo nego perché ancora non esiste, ma sarà collegato ovviamente al Discord. Il mio Discord, dove potrete entrare tutti quanti, tutti potranno entrare, poi ci saranno delle sezioni dedicate a chi è abbonato come villager, a chi è abbonato come... Spalla destra, Silver Soldier, Best Friends. L'ultimo non lo dico neanche. E in quelle sezioni sarà possibile parlare anche con altre persone della community. Quello che voglio fare con il Discord, essenzialmente, è creare un contenitore di persone appassionate dello stesso progetto. Che sia Minecraft, Fortnite, piuttosto che qualsiasi altro gioco in realtà. Papers, Please, Contraband Police, che ho visto alcuni piace, altri no. Tra l'altro, ho trovato un altro Papers, Please ancora ambientato a Londra. Che si chiama. Not tonight. Not tonight si chiama. <ride> Invece Not today, Not tonight, praticamente sei un buttafuori in Inghilterra e devi cercare di far entrare le persone se rispettano i requisiti. Molto simpatico, molto simpatico. Massimo Paris, calmo, calmo, entro nella vanilla calmo. Mancano circa 20 minuti. Facciamoci ancora due chiacchiere, se volete fare delle domande, mi raccomando, scrivetele. Il best friend parla da solo? Alessandro giustamente dice, se c'è solamente un best friend... No, allora cosa succede? Ovviamente chi ha l'abbonamento best friend avrà accesso a tutte le sezioni del, si del sito, poi ci sarà la sezione solo per quelli abbonati lì, che avranno magari dei contenuti esclusivi, particolari in anteprima, non che gli altri non ce li avranno mai. Voglio che questa cosa sia chiara, perché se no non ci si capisce. Mattias Grazie mille Gentilissimo Spero che ti piaccia il sito Perché Ragazzi stanotte Stavo impazzendo Doveva esserci oggi Il merchandising Ve lo devo dire Ve lo devo dire Perché è la verità Doveva esserci oggi Ma abbiamo avuto problemi Simo20 Benvenuto anche tu Fra i villager Il gruppo aumenta Sempre di più Sempre di più ragazzi Non ho il calcolo totale Ma dovremmo essere Circa 70 abbonati Qualcosa del genere Nora mi chiede Come va la vita Guarda ho appena mangiato Il sushi con Lucy Che è di là che dopo dobbiamo scattare delle foto. Marco Fiorini, guarda, niente caffè perché purtroppo, come ben sai, la macchinetta è andata. È andata. C'è un bug nel sito che ti fa vedere tutti i prodotti e tutti i prezzi e ti fa anche ordinare. Ma, Giozza, è impossibile che tu possa ordinare perché non ci hanno ancora attivato il negozio. Quindi è davvero difficile che tu possa ordinare, credo. Poi, se ci sei riuscito... Non lo so, è come se tu avessi messo la panchina nella grotta di The Forest e, e hai scavallato all'altra parte. Ti dico solo questo. <ride> Rosy, ho una 3080. C'ho uno split di, di schede video. Yasmin Federici, dopo quello che sta succedendo a Ciccio, capisco ancora di più quanto tu sia rimasto uguale nel corso degli anni. Yasmin, purtroppo quello lì che è successo anche a me tanto tempo fa. È stato trattato con molta superficialità dalle autorità competenti. Se posso essere estremamente sincero, ma ci sarà modo poi di riaprire anche quel capitolo e di raccontare per bene tutto quello che è successo. Tranquilli, che io di certo non me lo sono scordato. Eh sì, Andrea, siamo in 4500. Infatti, io non posso solo che ringraziarvi. Mi raccomando, lasciate mi piace perché tra 18 minuti circa si va a uccidere il drago. Cioè, guardate, sono già pronto io, eh. Io sono già pronto. Oddio, aspetta che mo ci perdiamo le donazioni perché sono, sono entrato un attimo qua. Ho preparato tutto. Aspettate, va che ce ne andiamo un secondo a dormire. Così mi fermo qua sopra un secondo. Gabriella vuole Us. In realtà non sei l'unica. In tantissime lo stanno chiedendo, soprattutto in questo periodo che c'è la serie, ovviamente. Però l'ho già giocato quattro volte, ragazzi. Ed essenzialmente, sempre quello è. Quindi... Sarebbe figo, te ve l'ho detto, magari fare un one shot in cui gioco in un colpo solo a tutta la serie. E tutto in un colpo solo. Allora, fermi tutti. Prima che mi perda l'abbonamento, Matteo Mantomani dice: Steve vede. Come si vede l'abbonamento che ho fatto? Allora, in teoria. Mi salvo. <ride> non mi riconosci. Sono Rosa Ricci, la sorella di Ciro. Ah, waio. Ma allora, Daria, non è mica adesso. e Gioca! E gioca a giocarsi fra 17 minuti. <ride> Amore, ciao, Gabriele. Grazie mille per la donazione. Intanto c'è addirittura Tony che abbona per il secondo mese a Silver Soldier. Lo guardate, mare fuori, raga. Che Lucy si è infognata. Guardato tutta la serie. Il mio personaggio preferito è Pinuccio. Io lo amo. Ah, Inuccio lo amo di più. Te ah, forse, uguale. Non lo so, <ride> come uguale, <Buone. ride> Chiara. Ciao, ti salutano, eh. Ciao, raga, tra poco me ne vado. Salvatore si dice: Ciao, Lucy, sei stupendo. Sono un bello uaiione. Un bello uaione, con la maglia di Alessia Anza, Un bello guaione. Ah, sei Jasmine, ok, non Jasmine, ok, chiaro. Ciao, Jasmine, allora, perdonami se ho sbagliato. Ciao, Davide. Ciao, Alessandro. Buongiorno. <ride> Intanto c'è Lucy che mi guarda con occhi maliziosi. Temporario. Temporori? Cosa? Aspetta? Dai il nome Tempori o Stempori a qualcuno, dice Vitrix. In che modo? Cioè, abbiamo una targhetta e sarà Asbulla, ve lo dico. Filippo Rosato, grazie mille per la donazione. <coughs> Sonat ci dice come va? Tutto bene, grazie. Un saluto alla Sicilia. Immagino che oggi ci sia una giornata. Incredibile in Sicilia. Incredibile. Ti consiglio di non andare ad esplorare tantissimo perché quando esce la 1.20 troverai i nuovi biomi e dovrai camminare un botto. Se non colonizzi troppo, i nuovi biomi sono vicino a casa. Non ho capito. Non ho capito. Codmobile. Guarda, The Last of Us 2, ovviamente l'ho già fatto tutto. L'ho già fatto tutto quanto sul, sul primo canale, scusatemi. A volte confondo. chiamo il primo secondo e il secondo primo, ma ah, lasciamo perdere. Gerardo vuole il Sid. Questo Sid è clamoroso. Clamoroso. Guarda, Ice, non ne sono sicuro. Non lo so se ti puoi abbonare con il credito della sim. Io mi sono abbonato solamente tre volte su YouTube. E, però l'ho fatto sempre con la carta di credito. Non l'ho mai fatto col credito della Sim. Gre, se ti riferisci alla reazione ai vecchi video, dovrebbe uscire settimana prossima, se tutto va bene. E Gerardo il Sid anco ancora non c'è Il Sito sì Il Sito sì, il Sid no Io amo questa linea temporale Decisamente <coughs> Fai le pozioni di Slow Falling No raga Secondo me oggi siamo proprio in discesa contro il Drago Cioè ve lo dico A parte gli scherzi Non vorrei tirarmela Però abbiamo un'armatura devastante L'arco con Infinity Spaccheremo sicuramente le torri per rigenerare la vita del Drago e molti mi hanno chiesto Fallo col wine Cycle Potrebbe essere un'idea Ciao Josué, Come stai? Grazie mille per la donazione Tra poco partiamo ragazzi Ora Non so cosa sta facendo Lucy 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 sta sgattaiolando Se ne va Vi salvo Oggi è una bella giornata allora. Goditela <ride> Che mi ha tenuto fino alle 3 del mattino a guardare il mare fuori Ormai parliamo solo napoletano Allora Matteo in teoria Te lo posso dire io Perché se io vado sul mio canale Vado negli abbonati lo posso vedere Just Brutal grazie mille per la donazione Gentilissimo Sei villager Matteo Sei villager Sei villager in questo momento Ciao Alessandro Tenella La torcia l'abbiamo tolta dal mob spawner quando esce la nuova season di Fortnite è uscita ieri, raga Allora, io non vi prometto niente, ok? Però magari domani sera un'altra live nei chilling full Fortnite tutta nuova season, quasi quasi me la faccio. Beh, Antec, chi lo sa, magari tra, tra un po' di tempo, perché no, io amo questa mia temporale. Chi è che lo dice Nicolò? Insieme ad altri youtuber sta rivoluzionando di nuovo YouTube, riportando l'essenza che era prima. Ti amo ed ogni video è un viaggio nel passato. Amo questa linea temporale. Questi sono i messaggi che mi spronano a fare due ore di vanilla, di nerdare, di brutto. E poi tirare fuori un, un video fighissimo. Joe, guarda, ho i capelli bianchi, ma è colpa di mio papà, perché ce li ho da quando ho 17 anni. Cioè, non. Sono troppo saggio, forse, non lo so. Stefacera grazie mille per la donazione anche a te. Perché ammazzare il drago e non usi letti come nelle run? Il piano era quello: fare una sorta di one cycle. Tanto poi lo riporteremo in vita in un episodio molto più avanti. Perché, vabbè, il mio piano sarebbe. Lasciamo perdere, non ve lo dico perché è un episodio fighissimo. Se lo voglio fare, e non sarà in live quello là. Però lo riporteremo in vita. Sappiate solo questo. Non so se accadrà oggi, non credo. Michael Kendostick, Kendostic, forse. Benvenuto nei villaggi anche te, grazie mille per il supporto. Io sta roba del mio padre, mio zio. Mi fa morire il ridere, lo giuro, cioè... Stai per il mio zio. Va bene, se vuoi che sia tuo zio, sarò tuo zio. Mattia Caponicelli, quanto costerà una felpa? Allora, no, dovrebbe costare 49,90. Dovrebbe costare 49,90, comprensivo del sacchetto di, or di cotone, orga cotone organico riciclato e della spedizione. E non ve lo posso dire adesso perché non mi hanno attivato il sito, infatti. Cioè, mi hanno attivato il sito. Calmi, calmi. Mi hanno attivato il sito e basta. Non mi hanno attivato il merch. Però vi dico: cioè, tanto mi fa piacere se qualcuno vuole prenderlo, ma non era per me la priorità. Non, lo riuscite a vedere? Ecco, scusatemi, scusatemi. Cioè, per me non era la priorità che funzionasse il merch. Però c'era una sezione che volevo che ci fosse, non siamo riusciti a inserirla. Ma tranquilli perché questo sito, raga, è solamente all'inizio. Cioè, voglio fare un sacco di modifiche. Per esempio, se tu clicchi qui, dov'è? Qui, compaiono cose. Se tu clicchi qui, compaiono cose. Lui, che sarei io, adesso fa solamente questo. Farà altre cose. Ne farà un sacco. Hai capito perché alcuni giochi mi vanno a scatti nel computer. La tua 3080 è buonissima scheda video, ma il processore no. È un i7 5900 e non riesce a tenere al passo della scheda video. Ok, Ronnie. Ok, questo non lo sapevo. Grazie mille per avermelo scritto. Continuo a leggere i commenti, spero di non essermi perso niente. Ho letto, Ronnie, ho letto, ho letto, ho letto. Ma roi vecchi video! Ci saranno le misure, Luca. Ci saranno le misure per ogni maglietta e per ogni felpa. Ci saranno tutte le misure precise, così. Se non sapete bene come regolarvi, vi potete regolare. Ironbotto Steglia. Grazie mille per la donazione. Francesco Di Gregorio. Con le moti Spero che fosse. Insomma, una cosa positiva. Cervo! Raga, Ale si è abbonato. Matto da legare il capitano Cervuz. È tutto grazie a lui se creeremo il server di Minecraft, ve lo dico, eh. E anzi, tutti i video che vedete li monta Ale. Quindi senza Ale non sarebbe possibile. Re. Oggi mischiamo la L con la R Niente, sono asiatico Siamo in 6100 e non siamo ancora nella vanilla Tutto vero, mancano 9 minuti esatti Cioè, non è che mancano 9 minuti E poi il drago muore schioccando le dita Entriamo prepotentemente nella vanilla E iniziamo l'episodio 20 Che incrocio le dita Spero vada tutto bene Perché nella to do list ovviamente c'è uccidere il drago Uccidere il wither Ma ci sarebbe non morire Soprattutto non volare nel vuoto con l'inventario. Ve lo giuro, se dovesse succedere almeno una settimana di lutto per la vanilla, non esce niente. Se moriamo e cade tutto nel vuoto per una settimana, sto a piangere in un angolino, ve lo dico. Cristian, la live si salva ovviamente. Vediamo come andrà. Gianluca, il merch è made in Italy? Sì, 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 sì. Confermo. Lo stampo a Rimini. Questa è la maglietta. Aspettate, che mi rimetto full. Questa è la maglietta. Ora, voi vedete il logo dritto così, ma nella webcam, quando è piccolo, lo vedete al contrario perché è specchiata. E dietro c'è questo. Fermi, fermi, fermi. C'è anche questo. Tutti gli oggetti arrivano in questo contenitore qua. E per esempio, qua dentro c'è il cappellino. E per esempio mi sono appena perso una donazione. Giulia Fusco, ti seguo dalle medie, ho 20 anni. Non mi sono mai sentita così sola come in questo periodo, ma per fortuna ci sono i tuoi video. Ah, mi spiace sentire che ti stai sentendo molto sola in questo periodo. Immagino che sia dovuto comunque ad amicizie o strane compagnie. Quindi spero che tu possa superarlo Ecco, il prima possibile. Comunque, ogni oggetto arriva con questo, ad eccezione delle tazze. Perché le tazze hanno una scatola di cartone. ¡Pua! Ma, raga, sono estremamente contento, devo essere sincero, sono gasato perché sono stati tre mesi e mezzo intensi per realizzare il sito e il merch, è tutto pronto tra poco. Quindi sono molto contento e spero che vi piaccia. Ho letto tantissimi messaggi positivi anche del personaggio 3D che abbiamo realizzato. È stato fatto tutto quanto nella cura possibile dei dettagli. E ogni Ogni Ogni, ogni mese, stavo a dire, ogni giorno un nuovo video. No, ogni, ogni mese ci saranno degli aggiornamenti sul sito molto particolari, molto simpatici. Vabbè, questa ve la dico sottovoce. Avete presente che giochiamo sempre a sasso carta forbice, no? Ecco bene, voglio fare una sezione in cui potete sfidarmi a sasso carta forbice. Quando caspita, vi pare piace. Cosa ne pensate, figa o no? Eh, Laura, temporaneamente sì. Le felpe sono unisex. Però in futuro vorrei fare una collezione anche più particolare. Diciamo così. Antonio Santilli, grazie mille per la donazione. No, Rafael, mi tocca bannarti. No, non è vero, non ti banno, però ti metto in time out perché. Si bestemmia. Si bestemmia, grazie. Gamer 011, volevo abbonarmi ma mi mancano 7 centesimi. Gamer, non importa. Grazie mille per il supporto e per la donazione. 5 minuti e si vola dentro la vanilla. Ah, mi piace l'idea del sasso carta forbici, eh. <ride> Attenzione perché c'è Friu che dice che il 13 è il suo compleanno. Non ti faccio gli auguri perché porta sfortuna. Ah, mister Nessuno che ritira il messaggio giusto in tempo perché ti avevo visto, eh? Ti avevo visto. T'ha salvato la campanella. No, ti ha salvato il messaggio ritirato. Ok, c'è da dire, c'è da dire. Gardrix, vuoi la magione? Ma perché la magione? Non ha senso. Daniele, mi dispiace ma sei stato segnalato. Alessio, guarda, in realtà no, però non ci vedrei niente di male, sincero. Che cosa vuol dire Bao? Beh, il Bao dovrebbe essere quel panino che vendono fritto nei, nei ristoranti cinesi, no? Davide, grazie per aver regalato un abbonamento. Non so a chi è arrivato, però ringraziate a chi è arrivato, mi raccomando. Chi è arrivato, gli ringrazi Davide, fondamentale. Vicio! Vicio così pensieroso, non si sa perché, però grazie mille per la donazione. Va bene. Riddle vuole essere time Ogni tanto mi diverto anche a time a timeouttare, eh. perché no? Perché no? Samuele, grazie, grazie veramente di cuore. Ciao Mirko! Grande che sei milanista, grazie mille per la donazione. E Barbara è appena approdata così nei villager. La gamba tesa, le sta crescendo il naso. Come quello dei villager. Grazie Alsu. Gentilissimo. Allora, io direi che ci siamo. Se siete d'accordo. Sono le 13:56. 4 minuti. Basta, non riesco più a frenarmi. Devo buttarmi in partita. Antonio Santilli, grazie per la donazione. Gentilissimo. Veramente. Davide, non lo so. Non ho visto niente. Non voglio spoilerarmi niente. Ho dato un'occhiata ieri una mezz'oretta in live da, da Nezac, ma non, non mi sono spoilerato niente. niente. Beh, guardate, non so quanti siamo in totale, perché non ho un counter degli abbonamenti, non ho messo un sub goal, ma... Perché non... Cioè, non, non sono abituato a fare queste cose, a dirla tutta. Comunque, saremo 80 abbonamenti circa. Oggi sono state abbonate 10 persone, quindi sono abbonate 10 persone. Eravamo 70, saremo circa 80. Però non è importante la quantità, ragazzi. Ma il tipo di approccio che si ha, sia come utente che come content creator. Cosa mi hai scritto? Cosa ne pensi della cosa che mi hai detto? Ronny, non lo so. Prenderò una scheda video nuova, suppongo. Penso che sia l'unico modo poi per far sì che il mio computer non bruci. Appena lancio The Forest, per esempio. Comunque, allora, salutiamo per l'ultima volta il sito. Lo salutiamo così. Il sito fighissimo Che riceverà una marea di aggiornamenti Lo trovate in descrizione In tutti i contenuti E anche nella ad Ovviamente Chiudiamo tutto ragazzi Perché siamo pronti All'episodio 20 Della vanilla Dove andiamo a zindare il drago E anche il leader che ci farà fuori Che brutta storia Mamma mia che brutta storia Io qua mo so felice ma Felice di che moriamo presto Cocom Grazie per la donazione Grazie mille, Sweetie, ho visto, siamo in 7000 e ci siamo, siamo carichissimi. Madonna, Madonna, ragazzi. Ciao, ai gamer, di nuovo. Grazie per la donazione. Buon pomeriggio a tutti quanti. A chi si sta connettando in questo momento. Grazie, veramente di cuore per il supporto. In realtà di tutto l'ultimo periodo. Dei messaggi che mi state lasciando nei social, dappertutto. Cioè, il mio cuore nel 2017. Grazie a voi, ovviamente. Marinella, io intanto l'ho fatto tornare. Poi vediamo che succede. Comunque, vediamo se c'ho, aspettate Posso farvi vedere anche la, la thumb BAM! Ladies and gentlemen, benvenuti nel ventesimo episodio della serie Vanilla di Minecraft del secondo canale Ed eccoci qui, ci sono un botto di cose da fare Ciao Leonardo, grazie mille Ciao Yuri, grazie mille per il supporto allora, quest'oggi la list è importante, non ce l'abbiamo graficamente perché, indovinate un po', improvviseremo anche più avanti, tranquilli. Siamo a livello 30, ciao Angelo, ciao Samu, se mi perdo qualcosa raga scusate, e hey, il Mr. Bresmax, grazie mille, il Selvaggio non lo so, non lo so se riusciremo a giocarci insieme, spero di sì. Branca Davi, grazie anche a te per la donazione, grazie gentilissimi, se mi perdo qualcosa vi chiedo scusa ma come vedete adesso... Abbiamo un obiettivo molto importante. Allora, l'ultima volta abbiamo fatto spawnare qua questo mega albero gigantesco. E. Boh, in realtà adesso capirete anche il motivo. Cioè, potrebbe non esservi stato troppo chiaro fino ad ora. Oltre a voler tanta legna, volevo tante mele, non volevo farle spawnare in giro, adesso tiriamo giù tutto. Appena abbiamo rimosso tutti quanti i pezzettini di legna, inizieranno a dropparsi lentamente. Tutte le cose che porterai in Minecraft Dungeon. Benito, guarda che io. Minecraft Dungeon l'ho finito, l'ho finito in norma. L'ho finito in hardcore. E l'ho portato qua sul secondo canale. L'ho portato anche sul primo canale. Quindi la risposta è che l'ho già fatto in passato. Però non, non escluderei la possibilità di rifarlo, ecco. Anche perché tra poco esce un nuovo, una nuova modalità, un nuovo. Una nuova tipologia di Minecraft. Chiamiamolo così, non so se lo conoscete, È Minecraft Legends, che dovrebbe uscire, se non erro, ad aprile. È completamente diverso dallo stile di Minecraft a cui siamo abituati Però, ecco, in stile World of Warcraft Un MMORPG perché non dargli un'occhiata? È un tentativo Mi avevano anche invitato, tra l'altro, ad andare a Berlino Però non potrò farlo, purtroppo, perché Oddio, non è che mi avevano dato tante opzioni Mi hanno detto, allora, puoi partire solamente alle 7 mattina del 21 Eeeh, eh, non, non posso, non ce la faccio E non, non riesco Vabbè, allora niente, ciao Va bene Peccato, peccato, ovviamente. Allora, devo stare attento perché se non rimuovo tutti questi pezzettini qua di legna singola, non si smontano le foglie e non droppano le mele. Le mele le voglio perché voglio portarle ovviamente dal drago, ne abbiamo solamente una. Cioè, io raga, vi giuro, se moriamo in live e facciamo un fail clamoroso che ci fa fuori il drago e non riusciamo a ucciderlo, mi a piangere. Cioè, dopo 13 anni di contenuti, 10 anni di Minecraft. Rugby dice si va avanti a pane e salame Ma in realtà no C'ho una bella bistecchina qui Che non, so, non mi dispiace per nulla Fatemi recuperare solo que solamente questa legna ragazzi Rimuovo tutta questa legna da dentro E ci si Raga è un po' bizzarra questa cosa No? Vi ricordate che noi avevamo messo uno zombie? È un segno raga Raga è palesemente un segno Vieni, 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 vieni Venire con me eh Ah allora, devi stare attento Perché sennò bruci Vieni 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 Vai vai Followami followami Ah allora, ti spiego adesso Tu potresti anche venire Tipo qua dentro dove sono io Ti va? No No così tu E tu bruci E tu bruci Di qua Vieni Che lo riportiamo Dove doveva stare no? Allora, vieni qui, per favore. Qua sotto. Bravo. Teoricamente già qua non dovrebbe più bruciare. Molto bene. Allora, adesso mi devi seguire. Perché devi sapere che qualche episodio fa, in preda proprio alla rabbia funesta più totale, abbiamo ucciso lo zombie che era qua a farci compagnia. Vieni, 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 corri, corri, per l'amor di Dio. Eh, ah, vabbè, vabbè. Allora, ce lo ricorderemo così. Facciamo finta di niente. L'altra metà come sacrificio agli dei. Madonna, raga, ma per un pelo, ma c'era praticamente riuscito. Ma che significa? Eh, ragazzi, cioè, nel senso succede anche questo. Non è che posso, queste cose qua non le posso comandare. Cioè, eh, succede, basta. Ci abbiamo provato, devo farlo passare sotto. È vero, l'ho ucciso probabilmente per colpa del Torns. Allora, vieni qua, dammi questa robetta. E direte, Ste, ma perché ti stai sabotando la base, griffandoti? No, 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 tranquilli. Non griffo nulla, tranquilli. Come frustate? No, allora, oggi non verrà uccisa nessuna di voi, neanche una mucca morirà, ve lo prometto. Lo prometto davanti a 8, 89500 persone, 4.000 mi piace, ci sono, eh. Se non lasciate adesso mi piace, vengo a casa a cercarvi e uno ad uno vi mangio tutte le falangine, falangette, tutto, tutto. Mi mangio tutta la mano che avete. Ste versus food con le vostre dita. Ok, basta. No, no, non riuscirei a farlo, ovviamente. Cioè, ormai lo stai versus Food non siamo più capaci come una volta. Sono invecchiato, sono invecchiato. Comunque, torniamo a fare quello che stavamo facendo prima che lo zombie ci distraesse. Dopo aver rimosso tutta questa legna, crafteremo. 7-8 mele dorate e andremo a uccidere il drago. Dopo aver craftato, boh. Cinque letti, secondo me, sono più che sufficienti. Una respawn anchor, secondo me, non serve. Non serve. Demon chiede, ma il Warden quando lo uccidi? Allora, se intendi quel mob nuovo di cui mi avete parlato tutti quanti, non ho idea di dove si trovi. Cioè, sì, Dark Deep uh, Ancient City, che caspita avete scritto nei commenti, ma oltre ad aver visto qualche video, e, cioè non abbiamo mai trovato una caverna del genere. Giovanni, guarda, l'altezza dei diamanti, se non sbaglio, se non sbaglio, da, da meno 20 in poi già puoi trovarli, solo che la quantità maggiore viene concentrata più in basso possibile, quindi io ti consiglio di andare dal meno 51 in, in giù. Quindi dal meno 51 al meno 57, scava come un forsennato, picconi a diritto, fai tunnel 2x2 e via. Cioè 2x1 a distanza di 2 e via. Guarda Balda, ne stavamo parlando prima, probabilmente non eri ancora connesso nella live. Invece di provare un server italiano, penso proprio che insieme al mio editor, nonché amico, nonché socio tra poco a quanto pare, creeremo un server di Minecraft italiano. Nuovo. Lo so che ce ne sono già. Ne creeremo uno nuovo. Completamente diverso da quelli che, ave che avete visto fino ad ora. Recuperando anche dei giochi sperduti nell'oblio. Michael vuole sfidarmi a Sasso Carta Forbice, vai! One shot, eh! Raga, one shot! Sasso Carta Forbice! E io ve l'ho detto che era Forbice, eh! Cioè, nel senso, Forbice, ve l'ho anche lanciato, ve l'ho detto. Tutto grazie a lui, però, eh! Tutto grazie a lui! Nel frattempo, niente, non mi sono perso niente, perfetto, pensavo di essermi perso una roba, una donazione. Raga, se mi sono perso qualcosa, vi chiedo scusa, magari dopo lo recuperiamo. Spero che qualcuno dei moderatori mi possa dare una mano. Però, quanti caspita di alberi ho piantato accidenti a me? Perché? A che scopo? Come mai? Ne ho messi troppi! Cioè, volevo fare una cosa simpatica. ma Non pensavo che venisse un troiaione del genere. Dovremmo praticamente aver finito. Manca solamente questo qua, e tutti quelli sospesi sopra. Hai messo forbice pure tu? Eh, allora è un pareggio. È un parigione. Meglio di nulla Vedila così Poteva andare peggio Quindi allora fatemi capire Io dovrei aver No Non ho finito Non ho finito un bel niente Allora aspetta eh. Se questi due li scollego intanto bene Perché altrimenti non me li fa Aspetta 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 Ok Ottimo, adesso che si sono divisi, questo qua dovrebbe iniziare piano piano a smantellarsi. Se, se mi ricordo bene. Ecco, insomma, quello va giù. Madonna, ma dove sono cresciuti? Ma che rami sono? Rami secolari? Oh, Ok. Allora, secondo me abbiamo finito. Secondo me non ce ne sono più. Recupera tutto. A breve dovrebbero iniziare a dropparsi tutti quanti e a darmi delle mele. Senti, prima che ne nascano altri, impediamola. Impediamo questa follia. Ok, molto bene. Tempo che sprechiamo i nostri livelli perché tanto il drago ce n'è da una marea. Non vi preoccupate. Guardate quanta legna. Secondo me mettere quegli alberi a caso completamente nella nostra base è stato estremamente stonks. Poi, se non siete d'accordo è un altro discorso. Però immagino che sia opinabile, ovviamente. Davide, ancora, ancora lì che dona il matto. Ste, se crei un nuovo server, fai le Bedwars vecchio stile con il bronzo, ferro e oro. Lori, l'hai detto tu, eh? Io non ho detto niente, l'hai detto tu. Luca Crescio, grazie mille per la donazione. Intanto siamo in 11.000. <ride> 11 marzo, in 11.000, mi sembra più che giusto. Mi hai scamato due abbonamenti regalati. Davide mi dispiace, scusami. Appena recuperati, come hai visto. Ringraziate Davide per gli abbonamenti regalati. Allora, non perdiamo tempo, ragazzi. Prendiamo le Soul Sand. Prendiamo i Wither Skeleton School. Fantastico. Prendiamo un, un, un paio di totem. Dai, un paio di totem, ragazzi. Necessari, necessari. No, una farm di alberi MF3. Ti giuro, non la farò mai. Mai e mai. Mai e poi mai perché siamo circondati ovunque quindi non ha senso per quanto mi riguarda Prendiamo la targhetta, non vi preoccupate Che dobbiamo dare il nome di Asbulla Ad Asbulla per l'appunto, vero? Si chiama Asbulla con la H iniziale, vero? Sì Prima però dobbiamo riparare anche Il nostro inventario Lo so che molti di voi pensano "Ste, ma avevi detto che l'avresti fatto In Enchendebris, tutto quanto Ho detto che l'avremmo fatto, sì È vero, l'ho detto L'ho detto, non lo posso negare. Cioè, l'ho detto. L'abbiamo detto tutta la notte. Nostra... Tutta la nostra Debris ragazzi. Allora, sicuramente qualcuno mi starà dicendo: eh, Insomma, questi pantaloncini fanno un po' schifo. Sì, è vero. È vero. Voglio però provare a fare una cosa. Cioè, voglio vedere: Se io lo potenzio così da normale ad Debris e devo leggere la chat perché altrimenti non lo so. Ecco no, però c'è un po' di delay. Se io lo potenzio con l'Ancient Devil subito, il nostro Diamond Helmet, eh, questo Diamond Helmet qua, è full? Non credo. Non credo, vero? Vediamo. Vediamo. Allora. Incrocio le dita, però secondo me no. Un pochino, però, si rigenera. Che ne dite? Allora, sicuramente dobbiamo fare tutta quanta l'armatura e Ancient Debris E questa è nella to-do list di oggi, quindi. Che caspita, ve lo dico a fare. Oddio, ma sai che non ce la facciamo mica? Oddio, forse sì. Non ci posso credere, raga, non ce la facciamo mica, sai? Cioè, tutta l'armatura sì, ma non possiamo fare tutto quello che vogliamo. No! Metti Sharpness 5 sull'ascia perché fa più danno della spada. Ok, potremmo valutarla questa cosa, perché no? Aspettate eh, che creo gli ultimi due ingot che ci mancano e poi decidiamo come utilizzarli. Non vi, cal non vi agitate, calmatevi anzi. Abbiamo tre nether ingot che casualmente sono perfetti per tutta l'armatura. Perfetti, raga. E secondo me, qua dobbiamo riparare con i diamanti immediatamente. E via. Che ne dite? Ripariamo con i diamanti l'armatura. La potenziamo. Però prima vorrei vedere se ci mette qualcos'altro di buono. Tipo projectile protection, ma avete detto che non è granché. Comunque, troveremo altri diamanti. Troveremo altre neve. Cioè, nel senso, non vagitate. Se anche non è l'oggetto definitivo che utilizzeremo. Ma sapete che vi dico, ma sti gran cavoli. Cioè, sti gran cavoli. Non importa Comunque, a proposito di cose che importano. Bello il drop delle mele. Bello. Complimentoni. Nel senso e ora io. Capisco non averne trovate 15, però. 3 o 4. Guarda, guarda quel pezzettino lì. Bastardo. Si è incastrato. Ok. Ce ne sarà un altro, allora, anche di qua. Garantito. Era ovvio. Maledetti pezzettini di legna rimangono. In incognito Va bene Se casca una mela raga siamo contenti Non sta cadendo niente Non sta cadendo un, un tubo di nulla Il mending vorrei metterlo sulle sull'elitra ragazzi Non faccio i pantaloni in nederite Ok Tranquillo magari, magari li facciamo in nederite Perché adesso troviamo un libro che non ha senso ed è clamoroso Vi torna? Magari facciamo così allora, Questo qua lo useremo per potenziare E non ne sono neanche tanti Questo temporaneamente lo appoggio qui questo Protection 4 avevamo detto che volevamo metterlo proprio qui, eh? quindi tranquilli che adesso lo facciamo. Ragazzi, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Questa è Efficiency 4, che si potrebbe accumulare a questa per rendere ancora più forte questa e riparare questa, vero? 9 livelli, si uniscono e diventa Efficiency 4. Se li inverto, 15 livelli, mamma mia. Questa cosa dell'invertire è clamorosa comunque, se dobbiamo proprio dirla tutta. Voglio vedere, questo qui ne basteranno tre, spero. Con due stiamo una crema. Ok. L'armatura, invece, quante ne serviranno? Ok. Aspetta, eh. Io non mi fido di niente e di nessuno. Se arriva un creeper e ci esplode addosso, moriamo. Prendi le foglie con fortuna, ma adesso non mi servono. Questa mi serve, guarda. Questa mi serve. Questa qua. La mela d'oro mi serviva. Solo quella! Una me l'ha droppata! <ride> Raga, vorrei dire che andremo con due mele d'oro? Cioè. Va bene, eh, va bene lo stesso. Allora, prima di fare qualsiasi cosa, fatemi fare giusto un check che recuperiamo tutto tra pochissimo. C'è un Protection 3 di nuovo. Protection 3 che si cum cumulerebbe a ah, niente. Non ci interessa, ragazzi, siete d'accordo? Che non ce ne frega nulla? Piuttosto... Potremmo valutare l'idea di fare un pantaloncino da zero. Buggy, guarda il seed del mondo non l'ho ancora dato a nessuno. Quindi. Non so quando e se lo darò. Sono molto geloso del seed del mondo. Ma soprattutto mi spoilerate una marea di cose. E non voglio che accada. Questo lo teniamo per l'elitra. Anche perché il villaggero che aveva il Mending, raga, è schioppato. Schioppato. Morto. Caput. Non so se ho reso l'idea Non c'è più Quindi allora il pantaloncino Ci mettiamo direttamente unbreaking Scusatemi ci mettiamo direttamente protection 4 Va bene va bene Allora vado con i potenziamenti Ma solamente alcuni diventeranno probabilmente di ancient debris Sappiatelo eh Sappiatelo Quindi facciamo così Vediamo Secondo voi ha più senso mettere prima questo che costa 4? Sì O potenziarlo prima Cioè ripararlo prima lo ripariamo prima, va? 2, 1. Come uno basta. Vai. E costa uno di più. Mannaggia me. Ma raga, ho dato un colpo alla scrivania ed ho aumentato il. <ride> che cosa è successo? Raga, ho dato un colpo alla scrivania ed ha aumentato il costo di uno. Eh, per me non ha senso. A parte che c'è un Enderman, aspettate. Vieni, pezzo di schifo. Ti aspetto al varco. Dov'è? Tra poco vengo nel tuo mondo e vi ammazzo tutti. Grazie per la enderpearl. Grazie per il grassblock. Allora, peccato, ragazzi, che non mi ero accorto. Ma risparmiavamo un livello, ma lasciamo perdere. Ma guardate, cioè io sono senza parole, ve lo giuro. C'è pure i creeper, mo. Ma vaffanculo. Ma è necessario? Sul serio? Me l'ha tirata addosso lui! È madness! No, il mio qua! Allora, io, questa live non volevo che fosse disastrosa, eh. Ah. Eh, che cavolo! Ho detto: Che oh, va tutto bene, che uccidiamo il Wither, che uccidiamo il drago. Porca di quella trottola. Ok, magari la porta non funziona ancora, la porta automatica. Ma almeno il terraforming lo portiamo a termine, eh? A terraformine. Ah, ok, lodo, ok, chiaro, 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 chiaro. No, non ci avevo fatto caso, ovviamente. Allora, andiamo di questo qua. Aspettate, eh. Quanto costerà? Uno, due. Va bene, prendo e porto a casa. Piazza questo qua sopra, perfetto. Vieni qua. Name tag, fantastico. Fantastico. Ah, raga, questa name tag ci è costata tutto. Adesso ne abbiamo quante vogliamo, però. Che bello, che bello, e che benessere. Leva questo, leva questo. Questa la riportiamo indietro. Questo lo dobbiamo modificare. E questo qui era il file protection. Non ci serve. Attualmente non ci serve. Riparo questo e abbiamo finito. Nuovo di pacca, però ci sto. Nuovo di pacca, ci sto. Bene, meglio, raga. Mi piace di più? No, lui si è qua. Scusate. Allora, cosa è successo fino ad ora? Abbiamo appena finito di potenziare tutta l'armatura. Dopo 30 minuti di talk, tutti quanti insieme. Ho fatto un po' di just chatting e ho speso i livelli perché adesso andiamo. Ma che sto vedendo? Ma solo scheletri potenziati ormai. E ho speso un po' di livelli perché adesso andiamo nel nell'end e uccidiamo il drago. Se tutto va bene, e in teoria uccidiamo anche l'eater. Perché in teoria. Sempre in teoria, teoricamente. In teoria, in teoria oggi, in teoria. Quante volte ho detto in teoria ultimi, negli ultimi 14 secondi? In teoria. No, questo non lo piazzo perché lo vogliamo ancora. Aspettate. Ok, il weaver si dovrebbe buggare sottoterra. Ok? Non so se voi l'avete mai fatto. Però c'è qualcuno che mi ha consigliato di farlo perché il beacon è importantissimo. Se riusciamo a fare un full beacon, per esempio in diamante, raga, lo, lo sentite il violino? Io lo sento. Io sento il violino. Comunque, grazie a tutti quelli che sono connessi in live, raga, siamo in 13.000. Grazie veramente per il supporto. Solamente la metà di voi, però, hanno lasciato mi piace al video. Mi raccomando, non dimenticatevi di farlo. Di sostenere la serie del secondo canale. Comunque, il latte è proprio per il Wither, per l'appunto. Però terrò comunque dell'acqua. Dobbiamo semplicemente svuotare l'inventario, fare i letti e possiamo andare via. Eh sì, eh sì. Dunque, uno. E via. Raga, oggi è un giorno importantissimo, eh. Cioè, stiamo per fare la full armatura di Neverite. Che goduria. Che benessere. 14 mele nella chest del diamante. Ma è fantastico. Allora non, non intaccheremo le riserve. Va bene, va bene. Cioè, non intaccheremo le riserve. Non del tutto. Non del tutto, perlomeno. Non del tutto. Lo so che non sono i migliori del mondo, raga. Raga, ci dobbiamo tenere le chiappe al caldo. Io non so come dirvelo. Vai, Cover me in debris, baby. Uh! Madonna! Quanto cazzo siamo figli in questo momento! No, beh, è troppo bello. Troppo bello, ok. E sembra fatta apposta, no? Che tutti gli episodi precedenti ci hanno portato ad avere il lance in debris precisa. Eh? Per fare questa armatura. Chissà, magari è proprio il fato che ha voluto che accadesse questo. Prima che ci dimentichiamo. Aspettate. Eh. Ciao Pollo. Invece Pollo. Uh, siamo a due adesso. Vieni qua. <ride> ah, ma bellissimo. I'm so proud. So proud. Lo so che lui non può trasformarsi. Lo so bene No, no, il torn muore. Oh mio dio. Calmo, ste Ha il torn 2. Fa male. Fa molto male. Non puoi fare così perché altrimenti crei problemi. Comunque, spawnato un altro pollo. Pollo a manetta. Antonio dice: Solo a me lagga. Allora, a me dice tutto ok qua. Qualità dello streaming eccellente, lo streaming è integro. Ti direi di sì. Quindi prova a refresciare la pagina, se ti lagga, magari non ti lagga più. Dunque, noi avevamo lasciato sicuramente gli enderai dall'altra parte, li avevo lasciati già nella Stronghold. Però io due Ender per l'in più me le, me le prendo perché non abbiamo ancora trovato il portale. Cioè, immaginatevi se nella Stronghold dove siamo andati con gli Ender dell'ultima volta. Non c'è il portale Quindi dal niente oggi dovremmo andare a cercare un portale Spero vivamente di no Spero vivamente di no Comunque dovevamo controllare anche il potenziamento di questa Se volevamo unirli o meno Attualmente vi direi Non facciamolo Qua sopra sto tenendo tutti gli oggetti che Vedete che Caso sono belli forti eh Belli forti questi oggetti qua Praticamente distrutti Voi avete detto Step unisci questa spada a questa spada A parte che Non so mica se si può fare. Cioè, te, ovviamente mi servirebbero degli ingot, vero? Aspetta. Grazie. Grazie. In realtà era una scusa per rimuoverlo insieme. Volevo le mele, sì, volevo le mele. Eh, volevo le mele, non l'abbiamo trovato. Non credo che si possa fare, infatti, perché anche questa qua dovrebbe essere inederite. Unendole, secondo me, ci dà solamente knockback 3. In più, perché unbreaking è al massimo. Ah, no, ci dà sharpness 5, è vero? Porca puttana. Madonna mia è fortissimo se le uniamo, non c'è tempo. E oggi non c'è tempo di fare questa cosa, ragazzi. Cioè, perlomeno, non ora. Ora non possiamo farlo. Non possiamo farlo. Dobbiamo andare, recupera la mela. L'arco sta bene. La pala probabilmente non ci servirà. Le mele d'oro adesso le craftiamo. Mancano i letti. E abbiamo finito. Cioè abbiamo finito. Abbiamo appena cominciato, che abbiamo finito. Ah è vero Antonio, hai ragione. Hai ragione Antonio, non ci stavo pensando. Potrebbe essere comodo portarsi delle bottigliette per uh, successivamente recuperare il respiro del drago. Allora io mi prendo una potion of healing che viene con me. E questa sarà già una delle bottigliette. Carote d'oro o mele d'oro? Beh, secondo me è molto più forte, ovviamente, la mela d'oro. Ne portiamo... Ne portiamo 11. Ne portiamo 11 che ci porta fortuna, sinceramente. Spero di usarne... Oddio. Oddio, non è vero che ne portiamo 11, un cavolo. <ride> ne portiamo 11, un bel niente, raga. Ne portiamo 7 e una 8. Ne portiamo 8 perché non ne posso fare più in teoria. A meno che... Oddio, aspetta, aspetta, aspetta. E invece ce la facciamo, forse, incredibile. Incredibile. No! No, sono 10! Ne volevo portare 11! Non ci posso credere. Non abbiamo più oro? No! Ma questo è gravissimo. Eh, potrei cucinare effettivamente questi. Per recuperare. Ma ne vale la pena? No. Raga, ci accontentiamo così. Abbiamo usato tutta la riserva aurea di Stephanie per questo episodio. Vetro, 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 vetro. Qui ci abbiamo le bottigliette. E allora, quindi ci sono tantissime. Tanto faremo delle casse nel nether, sicuramente, dopo averlo ucciso, altrimenti ce le distrugge. Secondo me, così basta e avanza, raga. Basta e avanza. Allora, fatemi ricordare: ci servono due pezzi di ossidiana. Dov'è? Vabbè, prendiamo questa. Prendiamo due pezzi di ossidiana che si incastrano sopra il pillar. No, Thomas, non l'ho mai fatto quello scambio. Eh? Quando ho cliccato lo spazio, mi sono tirato indietro e sono uscito. Non usare i letti, che è peggio che meglio. Portati il binocolo. Ok, il binocolo mi sembra una buona idea. Lo portiamo. Tutto il resto ce l'abbiamo. L'acqua, nel caso in cui ci lanciasse in cielo, c'è. Le frecce ce le abbiamo. E potrei mettere flame sull'arco. Ci interessa. Posso metterlo? Sai che non mi ricordo se può essere unito. Non portarti il piccone con fortuna. Vero, verissimo, anzi. Grazie per il consiglio. Lo lasciamo qua, eh. Ricordiamocelo. Non portiamo il piccone con fortuna, porterò questo qua. Vai. Porto questo efficiency 4. E tanto abbiamo ancora 19 livelli che vogliamo spendere. Lo ripariamo un po' così dopo tranquilli, poi facciamo anche il recupero dell'Ancien Debris. Allora, per un efficiency 4 gli do lo stesso valore di un piccone intero. Sincero, potrei anche andare a crearne un altro. Ma mi importa veramente ora. Stiamo per andare dal drago. Ci darà una marea di livelli. Questi qua rischieremo anche di perderli. Chimme ne vota a me, via, cussi. A ah, Tre diamanti, è lo stesso prezzo che avevamo pagato: tre diamanti. Quindi, mancano solamente i letti. Se la vogliamo chiudere col letto, ecco, diciamoci la verità. Non mi dispiacerebbe chiuderla col letto, ma tutte le stringhe le ho già prese per fare i letti e portarli nel nether. Azz, neanche uno. Ok, ok, calmi. Perché ovviamente un letto, un letto era figo. Però ce l'abbiamo dall'altra parte, ma mi servirà come spawn. Basta, andiamo ragazzi. A inizio ufficialmente la missione per uccidere il drago. direte merda. Come inizio ufficialmente adesso? Quanto ci è voluto per iniziarla? Abbiamo no, dovuto sistemare un po' di cose. Vi dirò, non porto neanche un ender eye perché sono così fiducioso che troveremo a memoria. Il portale senza le coordinate. Che easy così. Ciao Luca. Come stai? Se usi il letto non ti dà l'achievement. Non usiamo il letto, allora. Qual è il problema? Non usiamo il letto. Abbiamo già portato anche la roba del wither. Il latte ce l'abbiamo. C'abbiamo abbiamo tutto, raga. Abbiamo tutto. In teoria, abbiamo tutto. Devi prendere altri blocchi. E... Allora, non hai torto, eh. Perché non hai torto? Servono i blocchi in teoria per spaccare le torri di potenziamento del drago. Che gli fanno ritornare tutta quanta la vita overtime. Gli permettono di rigenerarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Devi finire il drago uccidendolo con il diamante, dice Art. Wow. Wow. Le enderpearl ne ho due qua. Ma teoricamente le avevo lasciate tutte là. Giusto? Madonna, spero di sì. Spero di sì con tutto il cuore. Perché se non è così, ho oh, gran macello. Gran macello. Wake up, dovremmo avere tutto là, dovremmo avere tutti gli under eye laggiù. <coughs> eh, Antonio, volevo mettere il flame, ma non ce l'ho. Ho usato i livelli, peraltro, non importa, non importa, non ci serve, non ci serve. Siamo molto forti così. <coughs> Ho fame, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Pazzesco, è pazzesco. 14.000 viewer che stanno seguendo la vanilla sul secondo canale. Ragazzi, grazie veramente di cuore per tutte queste vibrazioni che ci state permettendo di vivere. Non solo a me, ma penso anche tra di voi ci stiamo aiutando a generare queste vibrazioni. Correggetemi se sbaglio. E perché non ho la barca? Ora che ci penso? No, eh, così non iniziamo malissimo però. Mm -mm -mm. Mm -mm. Mystic Boy vuole sapere se dopo andiamo a prendere le litra. Allora, in teoricamente no, no. Oggi no. Il pistone per l'uovo? Povero stolto. Povero stolto, non serve un pistone per recuperare l'uovo. Vediamo se qualcuno lo scrive prima di me. Tra la. Oh, A pezzo di. No, vabbè, te non hai idea. Se me lo droppi. Fai felici 15.000 persone e lasciano 15.000 like adesso, giuro. Devi dropparlo però, amico. Niente. Lui doveva nascere per far sì che io perdessi, ovviamente, la barca e dovessi rifarla. Grazie. Però sarebbe stato molto bello, eh. Immaginatevi se ci avesse davvero droppato il Tridente. Sarebbe stato clamoroso. Esatto, ragazzi, bravi, bravi, give me cola, Paolo Peppe. La torcia è perfetta perché per lo stesso principio di um, uh, gravel, sabbia e. e basta. Sì, di gravel e sabbia, lo droppi e lo recuperi. <coughs> allora, scusatemi ragazzi, ho un po' di tosse. Teoricamente, io non ho preso alcun tipo di coordinata, non ho preso gli ender eye. Perché noi proseguiamo nella direzione che va verso sud. Sud o. Oh, volevo saperlo a memoria, invece no. Sud est, Sud est. Noi andiamo verso sud-est, dove c'erano i primi portali di sempre. Santolin Edwin. Grazie mille, Edwin, per esserti abbonato ai villager. Benvenuto, grazie mille per il supporto. Grazie a tutti quelli che sono in live. una quanto lasciate mi piace porca miseria, se no me mi mangio vivi. Grazie mille, grazie mille, grazie, grazie, grazie. grazie, grazie. Andiamo. Dobbiamo uccidere il drago. Non posso perdere tempo Forza Dai turnica a modino Superata la zona ghiacciata eh? Perché c'è la mia barca lì? Perché da qua in poi si fa a fette Ci può stare eh Ci sta Fammi qui Ciao Questi attaccano ancora Solo se li attacchi attaccano Ok Poi li recuperiamo eh Cioè in teoria sti qua li piazzi su una barca E li puoi prendere Credo No? Mm, forse no. Chissà di no, ragazzi. Daniele, cos'è successo? Guarda qua. Guarda cos'è successo, Daniele. Guarda qua. Fulnerite. Che benessere. Il piccone di fortuna l'abbiamo lasciato a casa. Non vi preoccupate. Che tanto qualcuno già vedo che scrive. Eh, Ste, lo sapevo. Sei morto. Hai perso quel piccone. Fighissimo. Te l'ho detto. Lo porta e a casa. E a casa. Angelo, grazie mille. L'arco per adesso è Power 3, lo so, il massimo è Power 5. Come vedete adesso non è che proprio stiamo brillando di livelli, ne abbiamo solamente 10. Probabilmente una volta ucciso il drago, oddio, non voglio peccare di, di modestia, ma dovremmo arrivare al... Uh, 18? 22? Più o meno? <coughs> Allora, se non erro, l'alito del drago serve a recuperare um, le No, a creare le pozioni. Mm? No, come la qualità massima? Ma che dici? No, si dovrebbe vedere bene. Qualità del streaming eccelso mi dice. Integro. Quindi prova a modificare le impostazioni se così fosse, mi dispiace molto. Le teste del Wither non le hai prese Eccole qua Eccole qua le teste del Wither Abbiamo tutto ragazzi Abbiamo tutto Non vi preoccupate Tutto quello che ci serve per ucciderlo C'è Vediamo se anche l'abilità fa parte di questo elenco Di cose presenti Magari no Tu devi morire male Se ti avessi trovato nella sfida lockout Eh? Avrei vinto io Carina ma questa è infinita per esempio? O è una sola? È una sola, ok. Come le altre d'altronde. Però valeva la pena provare, non si sa mai, non si sa mai. Cioè, prima o poi metteranno che c'è un incantesimo che ti permette di lanciare le frecce modificate infinite, anche quelle. Francesco dice il drago da 60. 60 che? 60 livelli di esperienza? Ma che steady? Eh, sei sicuro di quello che stai dicendo? Qui c'è il nostro vecchio portale. Ragazzi, la direzione è giusta, come vedete. Senza enderai, senza nulla di particolare. Stiamo procedendo. Più o meno mi ricordo la direzione. L'ho rifatta indietro a piedi da solo. Guarda come si sfreccia qua, che è un piacere. Allora, dammi qua. Dammi da mangiare. Cerchiamo di non incastonarci nella neve. Bene. È molto vicino in realtà. Cioè, secondo me la Stronghold a volte è spunata davvero più lontano di questa season. Cioè, questa season ce l'abbiamo praticamente attaccata. Cioè, del tipo che se avessi fatto una speedrun, probabilmente sarei riuscito. No, non sarei riuscito a fare cosa? Cosa? Che sei entrato nel nether e sei morto. Cosa fo... Sei morto sott'acqua, Stefano. Cosa sto sentendo che volevi fare la speedrun? Stai zitto, che fai più bella figura. Allora, fermo, 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 fermo. Io mi ricordo, era qua vicino. Era qua vicino, raga. Aspettate, eh. Perché se non sbaglio. Si era ripassati attraverso questi ghiacciai. Cresi, ce li abbiamo l'ultima volta quando nell'episodio 18. Ok? Prima dell'episodio fantasma, ve lo ricordate? Nell'episodio 18 siamo andati nella Stronghold e abbiamo lasciato, prima di andare nel Nether, tutti gli oggetti per uccidere il drago. Cioè, no, non per uccidere il drago, tutti gli oggetti per creare il portale. Ma dov'è? Era qua? Com'è che non c'è più? Non mi torna. Eh. Allora, fermi, fermi, perché era nei paraggi e adesso non ho portato le Blaze Road, quindi per l'amor di Dio non fate scherzi, eh. Eccolo lì. We got it. Allora, qua in teoria c'è la caduta alta enorme. Ah no, non è vero, non è vero. E invece sì. Allora, così posso scendere, però, eh? Lo dico. Vediamo. Come mi conviene fare? Scavarmi sotto ai piedi? Avere poi il collegamento per risalire? Beh, direi proprio di sì. Mm, 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 mm. Ah, se io tipo faccio così. Ok? Quindi c'è un goccio d'acqua che sta andando. Scendo giù. Top. Abbiamo un ascensore che adesso arriverà da qua, però che non avrà la risalita rapida. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. Siete calmi? Adesso? Fate un respiro profondo, va tutto bene. Vedete? Abbiamo tutto. Abbiamo gli ender eye, abbiamo le ender pearl. Oh, ho appena sentito un silverfish, raga. <ride> Ma... Non ci posso credere! Non ci posso... Ma che vuol dire? Ma che... L'altra volta ho detto: Che figo, raga! Andiamo a cercare insieme il portale. No, ho il Thorns, gravissimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Se muoiono in un colpo solo, ovviamente non si moltiplicano. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Wow, uno. Insomma, vi siete sprecati? Uno. Vuol dire che ne servivano dieci. Incredibile, incredibile. Allora, svuotiamo un po' ste robe inutili. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pazzesco, pazzesco, ragazzi. Anche questa serie ha raggiunto il drago. Ha... No. Sono un pirla, non so neanche contare. Che però è assurdo. Oggi è l'11 e ne servono 11, raga. What? What? Sembra fatta apposta. Follow the flusso, Giuseppe, assolutamente, assolutamente. Follow the flusso. non ho neanche esplorato per bene la Stronghold. Non sappiamo se ci sono altre casse. Se ave, cioè, se c'è una name tag così, in regalo. Non lo sappiamo. Però è bella grossa, eh. Bella grossa. Scende anche giù. Vabbè, comunque se non avesse trovato sta Stronghold, sarebbe stato molto contento, credo, eh. Cioè, così, il portale subito accanto a dove spawnavi. Mitico. Mitico. Questa l'abbiamo già vista, non c'è niente, lo so già. Purtroppo, purtroppo. Devi guardare il, dra il drago con il cannocchiale Ok Sarà fatto Qua c'è una chest giusto a volte Tipo al piano di sopra Mi ricordo male Vabbè Magari mi ricordo male io mi sembrava Andiamo a vedere Aspetta 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 Non c'è la chest Ragazzi siamo un po' sfortunati però eh Se devo essere sincero Abbiamo anche 11 livelli. Oh mio dio. Oggi sembra proprio un segno, raga. Cioè, doveva uscire proprio oggi il sito, per forza. Che non so se avete visto, ma il mio logo è composto da 2-1, da un 11, perché io sono nato l'11. Ce l'ho anche tatuato qua dietro. Non so se riuscite a vederlo. Non so se siete riusciti a vederlo. Allora, ragazzi, io ho un po' d'ansia. Perché una volta che siamo di là, capito? Ci sono due chest? Allora sono cieco come una talpa? Ma che dite? Maruv. Maruv la vite i chest. Ah, eccola. Ma vai, ma vieni. Ma vieni. Let's go. Ah, sopra. Non ci posso credere. Cioè, io mi sono fermato qua. Sono arrivato. Ho fatto. Non c'è niente. Non c'è niente. Così e così Però raga Mending 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 Vuol dire che possiamo metterlo Sia sull'elitra Sia su un pezzo di armatura Che in teoria mi avete detto Ma mettilo su questi stivaletti dannatissimi Eh ma sapete che sì Però Smite 4 è forte Eh, eh Smite 4 Qua non possiamo metterlo sicuramente adesso Perché c'è Sharpness O hai Smite O hai Sharpness Se non erro Pazzesco, raga. Smite 4 con Mending può essere utile. Più che altro per il Mending, ve l'ho detto. Il Mending lo sfruttiamo. Vabbè, allora, è andata bene. È andata bene. Grazie mille per avermi fatto notare la chest. Se fossi stato da solo, avrei dovuto leggerlo nei commenti. E poi, nell'episodio 21, andavo a rivederlo. Lo spawn, lo settiamo. L'acqua ce l'abbiamo già. Guardate qua la water bucket. Se volete ne recupero un'altra. Ma non, cioè, non penso che sia necessario. Se volete ne recuperiamo un'altra. Risettiamo lo spawn qua, tranquilli. Non vi preoccupate. E adesso le inseriamo. Cioè, sto rimandando il momento in cui dobbiamo inserirle perché ho un po' d'ansia. Un po' d'ansia. E crepa. Comunque, questo ce lo teniamo: eh? questo spawn di silverfish ce lo teniamo. Se mai volessimo chiuderne uno da qualche parte. Allora, le enderpearl sicuramente vengono con me. Prendo anche dei blocchi di nether netherrack. Netherite. Magari fossero blocchi di netherite. Saremmo schifosamente ricchi. E invece ci dobbiamo temporaneamente accontentare. Allora, prendo anche il secondo secchio d'acqua. Sì, lo so che Smite si può mettere sulla spada. Ma se non sbaglio, Smite non puoi unirlo su una spada che ha già sharpness. Magari mi ricordo male io. O forse era Sweeping Edge. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo, ragazzi. Se era uno o l'altro di preciso. 23 Golden Carrot. Cioè, nel senso, sembra che stiamo andando a fare una guerra, raga. E invece è solamente il drago. Perché ho paura? Perché andrà male, raga. Se ho questa sensazione, perché andrà male? Comunque, in onore dei vecchi tempi. Ragazzi, mi raccomando, lui, fondamentale, lasciate un bel mi piace. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Ah no, ma che caspita voi fa? Sei impazzito, no! Ragazzi, non mi rompete il portale. Ok. Vabbè, comunque, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Fondamentale, siamo in 16.000. E non so come ringraziarvi. Vi ricordo che oggi è uscito il sito ufficiale. In descrizione. Tra poco ci sarà una sezione Sasso Cartaforbici. E ci mettiamo anche un'altra roba con il mappamondo, con tutte le esperienze fatte in giro per il mondo. E questo è uno spoilerone, vai così con lirio. E siamo pronti per il drago. Che fai? Mi vuoi spingere te dentro? Va, se vuoi, ti do l'onore di farlo. Boom! Boom! Bellissimo. Allora, vai, voglio essere spinto. Per la prima volta voglio essere spinto dentro al portale. Madonna, mi sto cagando addosso. Se cadiamo qua dentro e perdiamo, è finito. Se, se muoio qua dentro, è finito. Vai, fallo, fallo, fallo. Spingimi, spingimi. Uh, ok. Ok, calmi, 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 calmi. Ok, ok, non guardare in faccia gli Enderman. ste, mi raccomando. Ok. Ok. E ragazzi siamo qua. Dov'è? 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 Ciao, bello! It is a plane! Ah, c'era un advancement! Ah, che bello! Raga, The Dragon is real. Che figata! Ok. Allora, adesso dobbiamo stare molto attenti. Perché ovviamente se non rompiamo le torri, quello lì si rigenera e ce ne sono alcune che sono chiuse. Madonna, il primo colpo? Colmi Robin Hood! Ho preso anche quella? No, vabbè, sono troppo forte, raga. Però l'ho mancata, eh, vabbè, ci sta. Ok? Boom! Ma che miro raga! Ma che mirò! sono buggato! No, raga, sono buggato! Devi smetterla subito, eh. Guarda ti faccio male. Eh, ci stava, ci stava, ci stava, ci stava un po' il fail. Secondo me quella la prendiamo di nuovo, eh? Non lo so se l'abbiamo presa. Però è vero, è vero. Vieni qua, dammi un po' di. Posso? Uh, posso? Uh, uh, quanto gli è buono il dragon brit. Devi stare calmo, però, eh? Sì, è inutile che mi guardi così. Uh, ah, non sono mica fiu io, eh? Non sono mica fiu bello. Ehi, infuriatissimo. Uh, no, questo non ci voleva, eh, questo non ci voleva, per esempio. Era evitabile, era evitabilissimo. Mollami subito. Ok. Non ne ho guardati altri, vero? Allora, abbiamo una marea di pozioni del drago. Ne prenderei altre se fosse possibile. Non ho, ho portato la Crying Obsidian alla fine, ma non ho preso il letto perché non abbiamo potuto fare, non avevamo più lana. Li abbiamo usati tutti per colpa vostra. Per colpa vostra Ma sto raccontando le cose Eh? C'è un pezzo di schifo Io non ti ho guardato Aia 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 Mi mollate? Chi è? Sei tu che sei arrabbiato? Ti ammazzo eh Chi qua? Dai Chi qua? Lo so che il drago è lì pronto a farsi uccidere da me, ma mi rompono le scatole gli Enderman. E che cazzo? Lascia questo mondo e non ci pensare più. E lascialo. Madonna. Eh, per... faccio, faccio bene avere paura, ragazzi. Cioè. Ok. Guardate tutti gli Enderman che lo seguono. Dobbiamo stare molto attenti, ragazzi. Molto attenti. Allora, calmi, calmi, calmi. Teoricamente, io posso passare da lì. Ah! Funziona ancora! Let's go! Calmi. Calmi. Che il problema è sempre lo stesso, eh? Se per caso decidessi di farci volare l'oblio. e rompilo. Niente, l'altro si è rotto. Ok? Guarda come farma... Guarda come farma Enderpearl. Ok, così non possiamo colpirle, è vero? A meno che io non stia sotto nel centro. <ride> Con la zucca non si vede niente, no? Se la metto siete un cavolo. Quanto è forte questa spada, ragazzi? Clamorosa, allora, fermi perché in teoria ce ne sono altri da recuperare. Allora, mi servono dei blocchi. Ami qua. Ho portato il latte perché dopo creeremo il Wither. Per chi si fosse connesso solamente adesso. Siamo in 16.500. Mi fa un piacere incredibile. Mi raccomando, sostenete la serie con un bel mi piace, fondamentale. Ho il feather falling, quindi non vi preoccupate. Moli rompiamo tutti quelli che mancano. Madonna, tutti al primo colpo? Non ce ne sono più. Ok Li abbiamo rimossi tutti quanti Adesso il drago non recupererà più vita E quindi Manca veramente poco sacco di pulci Sei durato 20 episodi Ti ho lasciato in vita troppo tempo C'è cioè, cioè chi fa le speedrun 20 episodi Io ti ho permesso di organizzarti Di farmare Di costruirti una base Invece vengo qui E cambiano gli anni Ma è sempre la stessa storia Ti rompi le scatole dopo aver messo 12 stupidi pillar E basta E poi muori Eh? Niente, l'ho offeso. Adesso viene al centro e lo mazzoliamo bene bene. Secondo voi posso one con la spada? Non credo. Uh, ma che mi stai caldo? Buon, 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 buon. Eh, vabbè. Le torri sono 11. Perfetto. Yasser, sembra fatta apposta. Le torri sono 11. A posto. Niente, dobbiamo fargli tanto male di. Ah, ma ce n'è ancora una. Non più. Non più. Pensavi di salvarti invece? No. Eh vabbè. Magari se la smetti di sboccarmi addosso. Siamo tutti più felici, eh. Hai, hai preso il pillar, hai preso, eh, te lo dico. Eh, ma la tua vita non durerà ancora molto. Ma vi ricordate quando abbiamo respawnato il drago? Tipo... Due vanille fa. No, una... Va due vanille fa, sì. Lo uccidiamo con Lucy, ragazzi, non vi preoccupate. Lo uccidiamo con Lucy. Me lo met metto in mano il diamante, Lucy, e lo facciamo fuori. Eccolo che arriva. Mentre scende, gli diamo altre due freccettine. Eh. Giusto per fargli molto male. E Appena si avvicina. Aia. Aia! Olli. Olli, Mamma mia. Davanti, meglio non approcciarlo, ragazzi, eh. Mi raccomando. Vado la spada, però. Che lavori. Ok. Manca sempre meno, eh. Sempre meno. Vi dico, io pensavo che ci avrebbe ucciso. Però siamo stati fortunati che gli Enderman ci stanno cagando proprio il giusto. Lo so che è colpa nostra e se li guardiamo ci attaccano, se no no. Lo so. Vai. Comunque l'arco con infinity, che gioia. Che gioia. Oh, ma quanto duri! Ora capisco perché ti fanno one cycle con i letti. È perché sei un po' una rottura. Vieni qua. Bravo, teoricamente un'altra freccia e poi basta, giusto? Dai! E piglia sta freccia in in faccia! Ma l'avevo preso. Oh, l'ultima, l'ultima posso fargliela. Ah, pericolosissimo. Dai! Raga, è troppo in alto, non ci arrivo! Raga, non ci arrivo! Copri il portale così l'XP non se ne va via Cioè Ok sta riscendendo raga Una freccia ora Un'altra Un'altra e poi mazzolate con Lucy eh Ok Ok Eccolo Bravo Bravissimo Ragazzi La chiudiamo Così Vai oh. Let's go Raga! Uh. Nintendo 64, raga! Wow! Pazzesco! Non pensavo che ci avrebbe dato così tanta esperienza, ma non è, non è sempre stato così. Cioè L'alito di drago ce l'abbiamo, raga. Ne abbiamo 11. E non vi preoccupate perché l'alito di drago lo recupereremo quando rifaremo tornare in vita il drago. Ragazzi, oggi è un giorno glorioso. L'abbiamo fatto fuori anche in hard. Tra l'altro, è molto buffo sapere che nel Nether siamo morti ma dal drago no. È incredibile. E eh, lo so, Francesco, che me l'avevi detto che erano 60 livelli e eh, non t'avevo dato ascolto. Cioè, te avevo ascoltato, avevo detto 60, ma davvero? 60. Allora, adesso noi non ci buttiamo qua dentro. Non vi preoccupate. Tocchiamo l'uovo che se ne va laggiù. E voi mi avete detto, stai, perché non ti sei portato il pistone? Perché fino a prova contraria, se sono ancora un buon giocatore di Minecraft, noi faremo così. Ok? Molto facilmente. Una banalissima torcia. Così. Una banalissima torcia. The next generation. Eccolo qua. Eccolo detto. Abbiamo anche questo, ragazzi. Abbiamo anche questo. Vuoi rischiare di perdere 64 livelli con il Wither, dice Francesco contento? Allora. In realtà non vorrei, non vorrei, ma una promessa è una promessa. Una promessa è una promessa, ragazzi. Eh eh sì. Dobbiamo farlo, cioè non so come dirvelo. Non so come dirvelo, dobbiamo assolutamente farlo. Per adesso le mettiamo qua e Io che cosa vi posso dire? Cioè voi mi dovete fare un in bocca al lupo mo. Un grosso in bocca al lupo, suppongo. Non so se funzionerà. L'ho visto su internet. <ride> L'ho visto su internet, ragazzi, spero che funzioni perché se non funziona è un portello. <ride> Speriamo che funzioni, ragazzi. Vi prego. Mi sa non, non l'ho mai fatta, sta cosa. O forse l'ho fatta una volta sola. Una volta sola mi sa che l'ho fatta. E spero che abbia funzionato. Perché se non funziona, raga... Disastroso. È disastroso. Cioè, io ve lo dico, eh, Alla peggio... Scappo... E mi lancio nel portale. E lascio libero nel land... Un Wither che ammazza tutti. Sponano nelle torri di Ossidiana. No, in teoria... Correggetemi se sbaglio. Lui se viene generato orizzontalmente invece che verticalmente: spona nella, nella bedrock. Capito? Cioè invece di fare così. Ok? Invece di. Cos'era quel rumore? Invece di farlo così, che per ovvie ragioni non si può fare. Noi lo metteremo così. Capite? Qua ve lo spiego Così A parte perché ho scavato qua sotto Pericolosissimo Potevo cadere nel vuoto E perdere tutto Mai più E mai poi eh Cioè capito Noi lo faremo In orizzontale <ride> Incredibile Incredibile Oh mio dio Oh Ho una paura fottutissima Ossidiana sotto? Ehi Ehi Come 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 come? Come, 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 come? Oddio, giura Oddio Oh mio Dio Davvero? Funziona, funziona, ma devi farlo bene Oh mio Dio L'ossidiana sotto, ovviamente Eccola qua, ma sotto, sotto dove? Sotto, sotto qui? Madonna raga, mi state mettere ansia Mi state mettendo un'ansia al posto, devo mettere l'ossidiana. Ovviamente, al posto della handstone, della... giusto? Ossidiana sotto la soul sand. Ok, ok, ok. Calmi, calmi. Non usare il knockback. Sneak, sneaks anche, Anzi, grazie mille per avermelo detto perché probabilmente lo avrei usato. Lo avrei knockbackato. Sarebbe uscito dalla sua prigione e ci avrebbe uccisi. Quindi meno male, meno male. Ne recupero un po' di più perché non mi fido. No, non mi fido. La mettiamo sotto, no, Fabio la mettiamo sotto, fidati Fabio Lamarca, tra l'altro ti chiami come due ragazze che conoscevo di Firenze Conosco, conoscevo, conosco ancora Senti, vai ad incantare tutto ciò che devi e poi sconfiggi i Wither, dice Barbara Allora Barbara, non hai torto, ma come stiamo settando noi adesso questo Wither eh, Dovrebbe essere innocuo Innocuo Vediamo, vediamo se funziona Raga, spero di sì. Comunque, grazie mille per il supporto. 16.000 persone. Sotto... Sotto di lui, quindi? Sotto di lui o qua? Anche intorno? No, no, come intorno? Ma che dite? Ma come intorno? Ma così? Ma che state a dire? Mi state trollando? Così, raga, va bene? 3x3 o 5x5? Ok. Questo è 3x3, va bene? O deve essere più appiccicato ancora? Sotto 3x3. <ride> uh, raga, mi state mettendo una paura fottuta. <ride> Moriremo da questo Wither, garantito. Moriamo da lui. <ride> Ah, attaccata la soul sand. Ok, ok. Victor, tra l'altro, sostiene che non serva l'ossidiana. Ma considerando che io ci tengo particolarmente alla mia pellaccia, e ancora di più a questi 64 livelli che non mi sembra vero vederli lì. Prendiamone altri 9 per 9. Ai lati non serve, ok. Ah, probabilmente sapete cosa accadrà? Che non ce lo fa spawnare neanche adesso. Abbiamo messo troppa roba appiccicata. Vediamo, vediamo, lo scopriamo tra due secondi. Quindi, se quello che avete detto è vero, devo rimetterne altri nove. Spero di non pentirmene, che se no li devo rimuovere tutti. Io vado, eh. Io vado, ragazzi, lasciate un mi piace. Mi raccomando. Oddio ti ho funzionato. Oh, porca miseria. Oh, cazzo, e ora? Withering eyes. Bello. È incastrato, raga. È incastrato, non può far niente. Un pollo, raga, un pollo. Ok? È invisibile? Aspetta, aspetta, aspetta. Che bordello fa? Guaglione, sta calmo! È completamente dentro... Non farò domani. Aia! Eh, raga, come faccio? Ah! Che bello, che bello. Ok. Lo uccido con questa, però. Lo uccido con questa. Così me ne droppa di più di Nether Star, no? È morto. Pensavo di. Cioè, volevo. Eh, gli volevo lasciare uno di vita e poi. Nel senso va bene, eh? Va bene. Ottimo. Raga, questo è ottimo in ogni caso, eh? Questa struttura direi di tenerla perché a quanto pare è molto utile. Abbiamo anche la Nether Star. Raga, funzionava. Cioè era ovvio che funzionava, l'ho visto su internet. Non so che potevano essere le parole famose. E invece cioè, abbiamo la Nether Star e l'abbiamo fatto fuori. Eh Andrea, lo so. Ma infatti questo qua lo uccidiamo così. Per prendere la Nether Star. Breve ma intenso. Non funziona il looting sul Wither. Per esempio, io questo non lo sapevo. Comunque è clamoroso, raga. Devo fare uno screenshot. Devo assolutamente fare uno screenshot. Cioè, siamo in 17.000 persone. Ma è clamoroso, raga. Cioè, io non so veramente come... Oh! Non so veramente come ringraziarvi. Cioè, clamoroso. 17.000. Allora, il piano potrebbe essere questo. Lo vedete quella Gigino là? Se non lo vedete, ve lo faccio vedere col binocolo. Fermi, dov'è? Dov'è il mio binocolo? Qua giù. Esatto, esatto. Alessandro, è vero, è vero. In un'ora precisa abbiamo ucciso il drago. E anche il Wither. Vabbè, il Wither è stato facile. Andiamo là. Ho molta paura perché se cadiamo nel vuoto, nel vuoto, nel void. Cioè perdiamo tutto raga, perdiamo tutto. Filippo vuole che cerchiamo le lietra. Madonna, c ho, c ho una paura, raga, una paura di andare nella, cioè non avete idea. Perché se perdo questa roba qua, cioè mi posso sparare, mi posso sparare, dai. Ok, ok, ho un'idea però, invece ho un'idea, ho un'idea. Fidatevi. Ho un'idea che potrebbe fare al caso nostro Adesso dobbiamo Solo tempo No non posso andarci non, non ho i razzi Cioè anche se prendo l'elitra non posso volare Eh devo prendere l'elitra Lo so che ci avete ragione Però non posso volare perché non ho preso i razzi No tengo los razzo hermanos Allora è una delle prime volte che mi spona Questo aggeggio non sospeso Già nel vuoto E Io ringrazio per ovvie ragioni però me lo spona sempre malissimo, così alto e brutto. Vabbè. Posa la spada a casa. Allora, se noi ci buttiamo dentro al portale adesso... Oddio, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Perché in teoria... Adesso io potrei ritornare di là... Non è necessaria l'elitra? Allora, l'elitra è importantissima. Metti l'esperienza nelle bottiglie. Ma non credo che si possa fare sta roba. Non credo che si possa fare sta roba. Lascia la Witherstar nella cesta. Allora, se io mi butto qua dentro, spawno all'inizio del mondo o dove ho salvato la partita? Ma sai che non me lo ricordo? Vabbè, direi di finire il gioco intanto insieme. Con calma. Che bello. La schermata che Che per la prima volta quando la vedi, dici. Cosa? Cosa? E poi scopri che c'è il void che puoi continuare, che ci sono un sacco di problemi di pertugi? Eh David, lo so bene. David, lo so bene che adesso ci sono Elytra e Shulker Box Luca. Ma io non ho mica paura di morire da. Perché ero ancora lì. Vabbè, allora lasciamo questa sicuramente, questo sicuramente. Non è, cioè... Oddio, che situazione difficile. Che situazione difficile. Ma che vuoi tu? Ma sei scemo. Madonna, che fastidio. Ma dai... Ma ti pare che vieni qua a picchiettarmi così che sei un anerottolo minuscolo? Ma dai. <ride> Ma che cosa sto vedendo? Dai. Allora, non abbiamo usato neanche una mela d'oro. Ah, che cazzo è? Solo una carota. Oh, allora, adesso dobbiamo tirare giù questi alberi. Perché dobbiamo fare la mela d'oro. 10.000 mele d'oro per il drago. Che sarà difficilissimo. Eh vabbè. Eh, vabbè. L'abbiamo ucciso Ma che? È? Ma stanno a sabotare. Allora, visto che abbiamo fatto il salvataggio qua dietro. Boh. No, 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 no. no. L'uovo non lo posso perdere. L'uovo non lo posso perdere. Oh mio Dio, cioè vi giuro. Vi giuro fare. Anche solo fare i ponti qua. Una paura. Piano piano. Cioè, per me, se, per esempio, boh, la tastiera dice, sai che? Vado in sciopero tre secondi. Vado in bagno. Finita. Ho perso tutto. Tutto nell'oblio. Per sempre, eh. Per sempre. Ciao Enderman. Pss, 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 pss. Il looting ti serve Il looting l'abbiamo portato Perché gli shulker box d'altronde Anche oggi post lavoro Sigaretta corretta e vanilla Tommaso Grazie mille Grazie mille veramente di cuore E qua comunque l'uovo ragazzi Tranquilli al sicuro E io non porterei tutto Se devo essere sincero Cioè tipo Facciamo per esempio intanto una cosa del genere Eh? Che ne dite? Eh? Magari wow. No non posso fare a, a voce, però vi ragioni l'allarme. Però. Ale è matto completamente. Ale è completamente matto. Sapete cosa voleva fare lui? Cioè, lui voleva a tutti i costi creare un plugin. Per cui ogni volta che morivo e perdevo il diamante, in automatico partiva in sottofondo l'allarme. Cioè, in automatico. Clamoroso. Non l'ha mai fatto, però lo, lo sta preparando, lo sta preparando. Prendi prima delle enderpearl. Prendi l'arco, è troppo forte. E allora! Eh, eh, eh. Le ender pearl portane tante E eh, vabbè. Allora, ho un'idea, ho un'idea. Volete vedere una farm di enderman stramba? Non funzionerà mai, eh, ve lo dico già. Non funzionerà mai, sappiatelo. Però, insomma, vale la pena provarci. Capire A breve capirete. Cioè, può sembrare una sciocchezza, ma secondo me funziona. E funziona anche bene. Guardate, eh. facciamo così: spacchiamo tutto intorno, lasciando circa un 3x4. Va bene. Sì, sì, sì. Poi, sotto, spacchiamo qua. Nel Nether è bellissimo. Eh, lo so che dovrei leggere più spesso Nico la chat. Però questa cosa che dovevamo fare era molto importante. Adesso che si è abbassata la, la tensione, stai tranquillo che leggo molto di più la chat. Siete pronti? Rapido, no? Veloce? E indolore. Cioè meglio di così. Mettiti una bottiglia nella Envil e la riempi di esperienza. Sei sicuro? Sei sicurissimo? Cioè questa è la farm di Enderman più veloce della storia. <ride> The fastest one ever made Look at this You just dig an hole inside the end And it's done Eh? Lo so, lo so Gra Grazie, grazie, grazie Sparagli con l'arco che ne attiri di più Eh, per l'appunto l'arco l'abbiamo lasciato di là Ma adesso lo andiamo a riprendere un secondo solo Perché effettivamente gli shulker box che mi sparano da lontano Sarebbe meglio danneggiarli con l'arco prima Dunque, due stack di ender pearl secondo me adesso sono sufficienti. Ce ne facciamo bastare. Faccio giusto un pit stop al volo, come vi dicevo, a riprendere l'arco che sembrerebbe essere più importante del previsto. E torniamo. Potremmo fare un ender chest. È vero, è vero, è un'ottima idea, è un'ottima idea. Infatti la potrei creare anche subito, vi dirò di più. Allora, come caspita si faceva? Uno, due, tre, quattro, nove. E uno. E eh, ovviamente li ho lasciati di là. Mortacci mia. Va bene, va bene. Quindi mi sa Uno ce l'ho. Ok, tanto è in più. Gli altri li recupero di là. Tu vieni con me. Non abbiamo un anvil. Quindi non posso fare il tentativo dei livelli, ma è vero o no? L'uovo dove l'ho lasciato? Nella chest. L'uovo nella chest. State tranquilli. State tranquilli. Ora vi faccio vedere dov'è che tanto dobbiamo fare la ender chest. Però fare una ender chest per ora, sì, ha senso perché temporaneamente ci tiene l'inventario. Cioè, l'inventario, ciò che decidiamo di metterci all'interno, al sicuro, collegato in giro per il mondo, ve gli pare. Deng dice: Ma la magione? La magione che? È? La magione cosa? Ma io non avevo mica detto che facevamo la magione oggi. Come scammone? Eh, infatti non si può fare. Ma è ovvio che non si può fare. Cioè. Allora, ne abbiamo due. Ce ne servono altri sette. Qua c'è l'uovo, come vedete. State tranquilli, non l'ho perso. È al sicuro. Poi faremo i cristalli che rigenereranno la vita del drago, riporteremo in vita il drago. Se metti un Enderman là sopra, la, la capoccio, ancora meglio, lo so, lo so. Allora, io ho visto tramite un link che mi avete mandato su Instagram, una farm di Enderman che è clamorosa. Clamorosa. Una farm di Enderman che è imbarazzante, da quanta esperienza, quante Enderpearl ti droppa. È una roba che non ha senso. È uno scam, Ferox, E immaginavo, è immaginavo. Andrea, è temporaneamente ferma quella serie per ovvie ragioni che avevo in realtà già spiegato. Però poi se dovrò rispiegarle lo farò. Magari ti risponde qualcuno. Ti basta una freccia? Andrea, ovvio che amo Stalina linea ma scherzi! Bom! Ender chest! Ce l'abbiamo e. Allora, potrei piazzarla qua. Ma non avrebbe chissà quanto senso, forse. Forse avrebbe più senso portarla con noi e metterla tipo quando troviamo sì 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 quando troviamo l'itra mettiamola dentro delle cose importanti Ah, per adesso viene con me. Va bene? Viene con me, ho tante ender per dovrebbero bastare. Dov'è che avevo fatto la voragine per gli enderman? Qua giù? Dov'è che l'ho fatta? Dov'è la mia farm di Enderman? Oh. Ma come faccio a, com a consumare tutti i livelli? Siete matti? Nel void c'è la Elder Chest. C'è la Ender Chest, no? Quella chest si trova anche di là, ma la raccogliamo, infatti, non vi preoccupate. Ma dove ho fatto il buco? Non trovo più il buco. Ah, ok, chiaro, chiaro. Non posso recuperare la Ender Chest perché se la lascio per terra. Vabbè, avrà semplicemente la funzione da Ender Chest, capito, ragazzi? Cioè, nel momento in cui piazziamo la Ender Chest, noi la usiamo come se fosse un angolo di salvataggio. Verso il portale c'è il mio. Dov'è? Don't eres my voraginina? Oh, ragazzi, l'avevo fatta prima. È follia, no. Voglio farmare. Volevo farmare altre due. Tre Ender. Per in realtà, però non la trovo. Non la trovo più. <ride> Ma l'ho fatta qui. Eh, boh. non, eh, non so cosa dire. Fondamentale, è vero. Avete ragione. Avete ragione, ragazzi. Le coordinate saranno, è vero, è qua. Top. Vogliamo provare a farlo aggressivissimo? Allora, vediamo dove ce ne sono, tipo una marea. Ma se tipo faccio così, che succede? Oh mio dio! Oh mio dio! Oh mio dio, la madness più totale! La madness più totale! Aia! Ti aspetto, ti aspetto! Nella fossa delle marianne! Ah, mi ha fatto tutti! Ok, questo è looting 3, ci permetterà di recuperarne sicuramente un bel po'. Poi quando faremo la farm come voglio io, con l'acqua e le foglie, con la endermite sopra, ragazzi, lì sì che ci divertiamo. Ehi, e tu? Sei arrivato in differita? Fatto tardi il treno? Eh? Allora, dunque, ci siamo, ragazzi, ci siamo. L'ho trovata, l'ho trovata, l'ho trovata. Calmi, calmissimi. Ovviamente l'unica paura che colpisce il mio cuore in questo momento è il cadere nel vuoto. Non penso che moriremmo da, da altre forme di vita. Woohoo Vamo salve! Ciao! Ok, ok. Allora, calmi, calmi. Guardate anche perché calmi. Eh? Calmi perché... Ok, qua non c'è il vuoto. Già che non siamo nati completamente sospesi, io sono contento. Eh, sono contento. Ho visto di situazioni in cui le persone passano attraverso il portale. E incredibilmente arrivano già dall'altra parte. L'armatura è un po' danneggiata, ma perché secondo me. Si danneggiano più in fretta le armature, sapete? Ce l'abbiamo riparata prima. Avevamo speso tutti i livelli. Dunque, là non vedo cose interessanti. Aspettate. Magari adesso crasha la live per questa cosa dei 32 chunk. Il rischio c'è. Di che stiamo parlando? Ma che mi servono le coordinate, raga? che mi servono? <ride> incredibile, incredibile. Mamma mia, non so cosa dire. Non so veramente cosa dire. Mi sento blessed. Veramente tanto. Feeling blessed. Ma proprio tanto. Alessia, benvenuta fra i villager. Grazie mille per l'abbonamento. Tra l'altro vi ricordo che oggi è uscito il nostro sito ufficiale. Allora, aspettate che abbasso un attimo. Prima che crashi tutto. Ok, la paura di volare nel vuoto c'è comunque, eh. Alla peggio proviamo la magia, l'Island of Junara, rotellina del mouse, ender Pearl, mi butto sopra. No, capito? Clamoroso, clamoroso! Sì! Ok, ok, con calma, con calma, sto arrivando. Non, non ne abbiamo tantissimi, ma dovrebbero essere sufficienti. Ovviamente cadere nel vuoto, vi ripeto, è l'unico ter ter terrore che ho. L'unico l'unico terrore che abbiamo un pezzettino per volta raga come se fosse così importante lo è lo è Uf, devo riposare il mignolo Uf, ok ok andiamo, andiamo. ok Uf, piano siamo sempre più vicini e che culo Ci raccidi esagerati dai che culo raga che culo è vero, vorrei non ammettere di aver avuto fortuna, ma mi ricordo una serie. Raga, quanto abbiamo girato per cercare un'ellitra in quella serie? Da vomitare, da vomitare perché, cioè, era proprio lontana. Immaginatevi questo ponte, però fatto 20 volte perché, cioè, c'erano 20 diversi. clamoroso, devo stare attento a non guardare nessuno negli occhi. Fai il giro. No, 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 no. Va bene così, fidati, fidati. Cioè un pezzettino per volta non mi sporgo neanche troppo Così un chicchino alla volta Se mai dovessi scivolare nell'oblio Ender per di salvataggio all'ultimo secondo Ok Molto bene Molto bene Vai Vai anche di là Finirò tutti gli obiettivi? Sicuramente Ma non oggi Però finiremo tutti gli obiettivi ovviamente di Minecraft piano piano tra l'altro mi avete detto di portare per l'appunto il telescopio lì. Sì, il telescopio. Il binocolo. Il telescopio per guadagnar. Il binocolo per fissare il drago e fare l'obiettivo. Grazie mille per avermi detto. Dovresti tirare dell'acqua. Adesso no. Cioè, adesso non. Cioè, perché volete che io la metta adesso? Calmi, calmi. Ok? Cioè, ho paurissima di fare questa cosa perché ho degli oggetti molto importanti in mano, sì. Ovviamente. Ah, se metto l'acqua sul ponte poi. Va bene. Ok, così siete super contenti. E c'è l'ipotesi in cui ci potrei in teoria aggrappare. Va bene, Paurissima, Paurissima. L'armatura è così rotta perché ha il Thorns. Sto andando veloce, basta. Chiudo gli occhi, lo faccio ad occhi chiusi, raga. Lo sto guardando. Quanto manca Che ancora è lontanissimo. Oh mio dio, aspetta, aspetta, aspetta. <ride> lo shift è il tasto più importante. Raga, mi tato uno shift su sul polpaccio, ve lo dico. Dai qua, calmo. Ok. Ma un bel fast bridge. Guarda, Marco, lo sai che piuttosto infilo un dito in una trinciatrice? <ride> Tama. Ci siamo. Ormai siamo saldi, non può succedere più niente di brutto. Siamo arrivati. Allora, switchettino al volo che mi riprendo l'acqua. Molto bene, molto, molto bene, ragazzi, perché ovviamente lassù ci dovrebbe essere l'Elitra. E anche la testa del drago. Perché la testa del drago non c'è? Mmm. Mm, brutta storia. Brutta storia. Allora, ov ovviamente saliremo lassù in qualche modo, non so come. Secondo me potrebbe convenire fare direttamente un pillar e, ag e agganciarsi, piuttosto che andare là e fare un collegamento. Poi uccidiamo gli shulker, dopo però, dopo. Perché se io arrivo esattamente da qua... Ok, la testa c'è. E già che la testa c'è, buono. Se io arrivo da qua, entro nella pancia della nave. Giusto? Ma lo so che non si può fare il portale del, del Nether qua, certo, lo so. Ovviamente Ma chi è che vuole fare il portale? Non ho capito Era nella Maze in Minecraft Qualcuno si è ricordato Allora saliamo su Quando ho dovuto esplorare tantissimo Guarda Michael L'Ancient City sicuramente la troveremo Ma non quest'oggi Non quest'oggi Perché quest'oggi l'obiettivo era ovviamente Di uccidere il drago Uccidere il Wither le, Abbiamo ucciso il drago nella versione normale Tradizionale Il Wither lo abbiamo ucciso con il bug Ma tranquilli Ovviamente, poi riusciremo anche il Wither in altre maniere. Anche perché una sola Nether Star ci faccio veramente poco, capite? Siamo dentro, raga. Into the punch, into the punch of the team. Advanced Man Hey, the city of the end of the game. Però devi stare calmo, eh? Ti devi, devi calmare. Siamo subito accanto all'Elytra. Allora, se te ne tiro due, muori. Quindi ti do una spadata. Così mi droppi lo shulkerino. Grazie. C'è un altro? Dov'è? Oh Ma da dove? Non ce n'è un altro Ma dove ho colpito? Vabbè Aspettate che chiudo qua un secondo Ok Così non dovrebbe più romperci le scatole Ragazzi Allora sono molto curioso Di vedere cosa c'è all'interno delle chest Perché Nell'end La ricompensa è veramente lauta Cioè proprio tanto lauta Ahmed mi dice Stai attento Sto attento Sto attento Calma Allora Ovviamente, che cosa ve lo dico a fare? Il classico giro completo. Oh -oh! Sky's the limit! Ma com'è che ogni volta che la prendo? Sono gasato come se non ci fosse un domani, eh? Oh mio dio, raga, che bello! Che bello! Avevo trovato il libro con il mending all'interno della Stronghold. Ma che bello! Ce la mettiamo, ce la mettiamo, ci mettiamo il mending il prima possibile, ovviamente. Per adesso la posso anche indossare. Giusto? Sì. Vediamo. Oh, Madonna. Già così è tanta roba. Niente, inederite, lo so. Ma quella roba inederite mi sa che si trova nei bastioni del Nether. Allora, la spada non sarà niente di che. Va bene. Però, Smite 4, sia mai che vogliamo usarla contro una farm di scheletri che non abbiamo. Magari ce l'avremo. Stiva letto, eh. Stiva letto. Carino, carino, un Unbreaking 3. Non ce l'abbiamo unbreaking sullo stivaletto, quindi nel caso in cui mettessimo della nederite per trasformarlo, li uniamo. Eh? Pantaloncino, protection 4, Unbreaking 3. Che me l'hanno rubato? Oh! Raga, se non l'avessi fatto in nederite avrei detto che me l'avevano rubato. Che cura! Ciao amore. Questo è... Ah, c'è due senza tre, che me ne puoi dare solo due. Come va? Ah, ok, fantastico. È arrivato il fotografo, no. Ok, va bene. Io sono a buon punto comunque. Ok Allora... Oh, clamoroso! Ma che cazzo mi dite? Ma che caspita sto vedendo? Ma raga abbiamo trovato un altro piccone con fortuna 3 Voi direte ma è completamente inutile Perché hai questo Dov'è? No, è, non è vero, qua non ce l'abbiamo E ce l'abbiamo a casa È vero, abbiamo il piccone con fortuna 3 In Unchained a casa, in Ederite Ma quel piccone là la... No amore Cioè l'ultima volta che ho preso il Mac Cioè ieri a pranzo l'ho presa Però se la vuoi mangiare però la puoi mangiare? Sì, scade lunedì. Lui Lucy, quando ordiniamo dal mac, dice: Ti prego, prendimi una mela. Ti prego. Raga, è una bomba a mano. Comunque, abbiamo sculato di brutto. Cioè, nel caso in cui dovessimo morire in futuro, abbiamo un nuovo piccone. Fantastico, fantastico. fantastico. Prendo tutto. Qua ho visto, che non c'è granché. C'è un Feather Falling 4, però, sugli Iron Boots, eh. Però, però. Cioè, non completamente da sottovalutare, ecco, non da sottovalutare. Allora, visto che adesso beccheremo altri. Di... Un altro alambicco, hmm. sai che lo prendo? Che pozioni avevi? Stand health, stand health e basta. Solo i stand health. Sì. Ah, qua dovremmo stare un pelo attenti, in teoria. Però io ho visto fare una roba simpatica. Voglio provare. Aspettate. Voglio provare a farla Tanto ormai sono il re delle barche Praticamente Ho visto che lo facevano ah, Funziona ah, Funziona raga L'abbiamo messa dentro la barca Non credo che si possa portare a casa Lo uccidiamo va Ok Grazie mille per il secondo shulker shell Fantastico raga allora, vediamo un po'. Oh. Ok. Raga, in live avete fatto bene a rimanere anche dopo il drago, anche dopo il wither, perché abbiamo anche il primo shulker box di questa serie. E sapete perché faccio così? Sapete perché faccio così? Perché abbiamo un botto di spazio adesso Un botto di spazio Ok, via questo Via questo Ok, via questo Che bello, raga, che bello, raga Sono contentissimo Ma cosa ve lo dico a fare, cioè Adesso cambia la, se cambia la serie Cambia la season, cambia tutto Cambia tutto, mo Ah, allora, recupera sti aggeggi, grazie Anche la barca Thank you Dobbiamo andare anche di là, eh? Ho messo le l'elitra per il semplice motivo che vorrei arrivarci planando. Lo so che non abbiamo purtroppo il coso per. Um, come si chiama? Non abbiamo i razzi per volare adesso, ce li abbiamo a casa. È peccato non avere silk touch in questo momento. Lo so perché avrei potuto prendere anche queste cose qua, ma queste mi sa che le posso prendere lo stesso. Ah, hai intenzione di rompermi ancora per lungo? Milk bucket. Ma questo lo posso riprendere, vero? Ovvio, ovvio che possiamo, ragazzi, ovvio, ovvio. I'm joking. I'm joking. Literally, just joking. Grazie. Grazie per questo lancio che mi hai fatto. Come com la stacco la testa? Come la staccavamo? Ah, che fastidio. Ho le litre, raga eh. Quindi state tranquilli, però che fastidio. E smollami, eh. Com'è che si recuperava questa? Non puoi prendere lo shulker senza il silk touch? Ma che caspita dite? Non è vero? Raga, mi state facendo venire un'ansia? Mi state facendo venire un'ansia che non avete un'idea. Ma perché? Ok, calmi. Calmi. Calmi In realtà ho planato, ma va bene. Ho feather falling, altrimenti saremmo morti. Adoro. Raga, che bello. Che figata. Che figata. Lo so che sembra assurdo, perché bene o male, comunque è sempre Minecraft. Lo so, però ogni volta è sempre figo. Va bene. Allora, leviamo questo. Andiamo. Abbiamo svuotato prima tutto quello lì. Mi è sfuggito solamente uno shulker box, raga, che vedevo di... Fatti beccare da uno shulker box e usa l'ender. Da uno shulker e usa l'ender Pearl. Sì, può essere un'idea in realtà. Ora tranquilli che... Buono. Se ognuno ne droppa solamente uno, però non è che siamo proprio contentissimi, eh. Avevo portato anche il latte per questo Ma tanto 5 secondi Ce l'accogliamo raga Ce l'accogliamo Quindi 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 fa Vado su Vado su Teoricamente questo è quello che avremmo dovuto fare prima Però noi siamo spawnati positivamente In un punto giusto Vai così Se mi puoi evitare di colpire Preferisco anch'io Top Siamo a 3 questi rispolano, quindi, raga, easy, eh. Che stai facendo? Ah, già, è vero. È vero. Mi ero completamente dimenticato. Grazie. Sei proprio gentile, in realtà, a farmi salire qui accanto a te per ucciderti. Molto bene. Quello è il nostro quarto. Raga, abbiamo già tre shulker box volendo. Metti tutto nell'ender chest. Ma com'è? Se metto tutto nell'ender chest, poi... Eh, non abbiamo più niente per proteggerci Immaginatevi se non avessimo portato gli stivaletti con feather falling E fossimo morti da caduta Perdendo 65 livelli eh, Non proprio stonks eh, Non proprio stonks Quindi il, pla il planio ce l'abbiamo Io mi posso fare anche toccare comunque Come vedete non mi importa Mi distruggo tutti quanti Mi polverizzo sono troppo forte Troppo forte No quello si è salvato Vieni qua Ecco perché si usa la barca comunque, ragazzi, eh. Per evitare che vadano in giro a far danni. Che fra di loro facciano comunella, eh. Che ti chiudono nel reparto B. Le rotture della Lidl. L'angolo di rottura. Eeeeh. Uèeee. Pappa para, pappa va. Quanta roba, eh. Un botto, raga, un botto. Un botto di chest, aspetta che. Ma che fai? Ma sei impazzito? Ma la puoi smettere o cosa? Mettiti l'anima in pace e muori. Sopra ce n'è un altro, no? Grazie per questo buff, piccolino. Ok, risaliamo. Uh! Mi stava sfuggendo il sesto. Sono altri tre shulker box. Va oh, bene. No, male non sta andando, stavo dicendo. Neanche benissimo, però. Questo non ha droppato niente. Qua ce ne sono altri? Ma io smantello tutto, raga. Smantello tutto. Smantello tutto con questi materiali, raga, sono fighici. Cioè e poi ci costruiamo qualcosa. Ho i totem! Sì, 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 ho i totem per. Uh... Sì, sarei morto si sarebbe attivato il totem. Che peccato, però, no. Cioè, è un po' sinonimo di figuraccia. Ti salva le chiappe perché non è figuraccia al 100%, ma è comunque figuraccia se muore. Ah giusto, non è qua perché qua ci portava dall'altra parte. Se mi colpisci, guarda, mi fai un favore. Grazie. Sto arrivando! Verso l'infinito e ho tre! Eh, no no, 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 no. Ok, stava per finire. Yeah, Dov'è l'ultimo Con lui in teoria abbiamo finito E non ha droppato niente E eh, vabbè meglio che ci devo fare Ci posso fare ben poco Quindi teoricamente adesso A parte che posso sfruttare questa roba Ho le litre vero uh -huh! VAMOS Clamoroso Troppo troppo contento Ragazzi Allora in teoria Vabbè adesso torniamo a casa Ovviamente anche perché questo ventesimo, non venti, questo ventesimo episodio è estremamente clamoroso. Oddio. Per un attimo ho pensato di aver fatto danni. Non ho aperto la ender chest. Raga, l'ender chest è la mia. Allora, io che vi devo dire, cioè... Abbiamo fatto tutto Cioè non è andato niente storto Com'è possibile Per una volta che va tutto regolare Pazzesco Allora direi E suggerirei Di tornare Temporaneamente a casa Devo costruire una struttura là dentro Ma la ender chest è vuota raga Eh lo so Raga la ender chest è collegata con tutte le ender chest Ciò che c'è nella ender chest È sempre lo stesso Cioè quella ender chest te la mettono lì In modo tale che tu possa e come si dice lasciare le cose al sicuro, non c'è nulla, non so come dirvelo. Andiamo. Allora, noi adesso torniamo in superficie. Aspettate, eh, che magari qua c'è ancora dello spazio per muori. Allora, aspettate, aspettate, aspettate. Perché que... allora, questi li mettiamo qua dentro. Temporaneamente. Anche la testa, anche gli shulker shell. Faremo uno di ogni colore, ovviamente, eh, degli, shul degli shulker box, ne faremo una marea. Io non so come ringraziarvi, raga. siamo ancora a 14.000. Ho dimenticato l'uovo. Ma si può essere più deficienti? Ho dimenticato l'uovo, ho dimenticato. Mannaggia la miseria, è vero. Lo so. Lo prendiamo subito. Dov'è? Eccolo qua. A questo punto recupero... Anche... Vai, le bottiglie le porto tutte per adesso. L'ho preso, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso! Non vi preoccupate. Andiamo. Abbiamo anche l'uovo. Così siete più tranquilli. Mamma mia, che bottino! Che bottino. Ah, e vorrei ricordarvi che... Oltre ad aver, fatto, aver recuperato le l'elite, abbiamo fatto l'armatura completamente in nederite. Quindi cover me in debris, l'obiettivo. Abbiamo guardato il drago mentre svolazza, Abbiamo fatto tutto il necessario... Questo lo mettiamo da parte. Questo libro con il mending viene con noi. La pala viene con noi perché l'avevo lasciata pensando che non servisse. Non sarebbe servita effettivamente. Abbiamo tutto. Tutto tranne una. Sì, abbiamo anche la barca. Abbiamo tutto. Andiamo. Ho fatto il collegamento qua con l'acqua. È probabile che adesso prenderemo del danno da soffocamento, ma non importa. O forse no. Forse no, in realtà no. Stiamo una crema. La direzione è quella di casa. Anche perché. Ho messo tutti gli item frame Non mettere questi pantaloncini E perché? Perché Nico? Non vuoi che metta questi pantaloncini? La stella del nether Ma porca miseria Ma porca miseria Come ho fatto a dimenticarla? Ma porca miseria Ho il piano, ho il piano, ho il piano, ho il piano Fidatevi Levo l'acqua Faccio finta di niente Aspetto che scenda un po' e. Eh? Ve gusta? The trick. Giuro che è l'ultima volta, raga, lo giuro. Giuro che è l'ultima volta che rientriamo qua. Adesso. Per ora. Per ora. Per ora. Per ora. Io per un attimo sono spaventato, ho detto ma dove caspita l'ho tirato. Direzione casa. Cos'era quel rumore, raga? Per niente promettente. Cioè, proprio zero. Zero. Cioè, promettente non è la parola. <ride> Paura e ansia. Che cos'era quel rumore? Era, era city Oh mio dio. Oh mio dio. Allora, torniamo a casa. Va. Sta diventando giorno. Sì. Che bello. Questo qua comunque sembra la montagna del Grinch. Non so se avete presente. No, Emiliano, secondo me la torcia nello spawner è stata tolta, eh. Secondo me, ma non sono sicuro. Alessandro chiede: ci sarà un riassunto? Allora è molto probabile perché sono state due ore di live per ora solo per questa parte e concluderemo circa tra una venticinquina di minuti. Quindi è molto probabile che faremo anche poi un resoconto più che altro perché è un episodio importante. Magari diventerà un episodio un pochino nascosto che non, non prende il nome di serie vanilla Anche perché comunque, caspita raga eravamo in 17.000 persone Cioè, what the hell ho, ho visto che probabilmente abbiamo perso delle donazioni ragazzi Ho visto che abbiamo perso delle donazioni però ve l'avevo detto ragazzi Adesso siamo in partita per favore se, non, cioè, se volete che vi saluti per la donazione aspettate un attimo che dobbiamo uccidere il Drago e il Wither E eh, non mi avete ascoltato però eh siete stati un po'. Un po' di coachersen, come si dice a casa mia. Uh. E questo? E questo! Ma che carino! Che carino questo slot. Vabbè, vabbè. Magari lo visiteremo più avanti, Daniel, guarda che è uscito ieri l'episodio di Son of the Forest, ovviamente. Siamo ancora qua, Giuseppe, che ti devo dire? Grazie veramente di cuore, grazie per il supporto. Come vedete, la strada per tornare a casa la facciamo a piedi, piano piano, non c'è fretta. Non abbiamo razzi, ne abbiamo pochi. Ma la nostra farm di mob praticamente genera solamente, solamente dei creeper, non troppi, ma un po' di creeper ce li abbiamo. Quindi, boh, qualche gunpowder c'è a disposizione. I pantaloncini di diamante hanno una maledizione, lo so, lo so, ho visto. La maledizione però teoricamente è che non puoi rimuovere gli incantesimi, giusto? Quindi dal momento in cui tutti gli incantesimi sono sopra, non è che ce ne importa tanto perché l'abbiamo trovato così. Antonio, sono veramente contento che ti stia piacendo sia il canale che il sito. Se non vi siete ancora visti il sito, raga, lo trovate in descrizione. Eh. Mi raccomando. Perché non metto la barca? È vero, è vero. Avremmo fatto sicuramente prima. Eccoci. Così no, però, eh. Così no. Andrea Gennari, grazie mille per la donazione. Gentilissimo per tutti coloro che lo stessero chiedendo quando è la prossima live. Quando è la prossima live. Ma io dove sto andando, per esempio? È giusto? Credo di sì. Per tutti coloro che stessero chiedendo quando è la prossima live, la facciamo domani. No, che non. No, non puoi toglierli a meno che non muori. Eh, appunto. Appunto, raga. Ha maggior ragione. Non ci importa. Cioè, è una maledizione che ci darebbe fastidio se avessimo trovato, non lo so, un piccone di diamante. Bellissimo. E allora sì, ci darebbe fastidio. Però, in questo caso no. Poi, come avete visto. Non li puoi più togliere. Eh, lo so. Ma non, non, non ci importa, capito? Ci sta un'altra cesta in alto dove sono tre nella libreria Una nella stanza del portale. Ok, grazie mille per chi me l'ha fatto notare. C'è anche chi mi sta chiedendo. Eh? Cosa ho letto? Sotto quelle montagne c'è il Warden. Giuseppe, ma che dici? Io non ti credo. Secondo me non è... Là, dai, non c'è verso Non hai fatto un obiettivo? Ma non è che li, non li completiamo tutti oggi, ovviamente, ragazzi. Eh? Matteo, non trovi il sito www.stepni.it Con la E usa le ender per, per tornare a casa. Alice, non. siamo nel chilling. calmi, e non c'è bisogno di lanciare le ender per spappolarsi le caviglie. Tanto adesso torniamo a casa, sistemiamo tutto negli iten frame e concludiamo questo ventesimo episodio in live. Come avevo promesso, sarebbe stato figo. Io spero che vi sia piaciuto. L'abbiamo fatto uscire in concomitanza con il sito. Non c'è il sito in descrizione. Ok, molto bizzarro perché ero abbastanza sicuro di aver salvato la. La descrizione prima. Comunque www.stepni.it è il mio sito. Lunedì sarà disponibile anche il mio merchandising se vi interessa. Ci sono anche i cappellini. Da. Dagadé. Vediamo anche i cappellini. Patrick Giglioli mi chiede se porterò LOL. Allora, l'ultimo prodotto di League of Legends al quale ho giocato, scusami, di Riot è TFT, Teamfight Tactics. Molto simpatico comunque. Ho capito che c'è quella cesta nella libreria, non è necessario spammare i divieti. Quindi ti, ti chiedo per favore di non farlo più. Una volta che ti metti i pantaloni, non li puoi più togliere? Ma che dici? Ma che dici? Ma io non ti credo mica. Okay. No nah, raga, non ci credo, non è possibile, ma figurati. Ma figurati se non li puoi più togliere, dai. Figurati. <ride> I pappagalli dei mates, ma tu intendi quelli lì sulla vanilla. Eh, Luca! Per quello, purtroppo. Dovremmo aspettare l'episodio che esce sul canale. <ride> Gio Giorgia ci chiede di fare degli incantesimi. Quello potrebbe essere figo. Adesso insieme consumiamo tutti i livelli che possiamo. Così ci creiamo dei bei libri fatti ad hoc. A modino. Come sta Asbulla? Ciao Asbulla! Ciao! Eh, prima gli abbiamo dato il nome, raga, bellissimo. Andiamo. Raga, sapete che vuol dire? Se c'è il Curse of Money il Curse on quel che è? Non lo, non lo indosseremo! Non lo indosseremo. Calmi, 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 calmi. Non succede niente. Calmatevi. Allora, quindi lo shulker box contiene una lautissima ricompensa Che mamma mia, questo c'è bisogno di fargli un altare Ma non lo faremo quest'oggi, lo faremo successivamente La ender chest la terremo sempre a portata di mano Perché comunque tutto ciò che lasciamo qua dentro Poi sarà collegato anche ai nostri vanposti Un nuovo piccone con fortuna 3 Che il benessere lascia andare proprio con un breaking 3 Efficienza che mannaggia la miseria Adesso andiamo a cercare Lancia in debris da quanto sono gasato O oh, sì, così che si fa e tre vi dirò di più Facciamo anche un altro di questi Ma sì Facciamo un altro shulker box Ma per forza dai Lo facciamo Lo facciamo rosso questo Se siete d'accordo Ops Una shulker con le Ender, Per Chissà cosa potrebbe succedere Ne facciamo uno rosso Ne facciamo uno giallo Ne facciamo uno blu Ne facciamo uno viola mi sto già facendo prendere la mano degli shulker box. Eh, E forse... Oh, eh, se non li prendi però... Se non li prendi fai ben poco. Oi. Uno e due. Oh, aspetta. Uno. Uno. Che bello. Che bello. Che bello. Ah, che bello, raga. Ah, bello. Mi piace troppo. Dammi questo. E... Oddio, però per i colori ne manca. Aspetta, aspetta, aspetta. Cioè posso fare il giallo, sì? Posso rimodificarlo, vero? Sì. Ok. No, dai, aspetta, 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 no. Scusami, eh. Perché? Dai, dai, dai. Ma come? Ma come? Ma no. Non ci credo che non abbiamo neanche un cactus Dai, volevo farlo verde Volevo farlo verde per i colori dei mates Ah Vabbè Allora Senti, senti, senti Senti Sopra ci ho già messo tutte le cose Questa però può staccare Questa sta attaccata senza item frame, giusto? Ah, sono molto indeciso sul dove metterla, eh. Potrebbe essere figo nella nostra porta automatica. <ride> Ma dal momento in cui non abbiamo una porta automatica... Che delusione. Che delusione. Vabbè, aspetta qua per ora, eh. Ti piazzo qui. Mi raccomando, non combinare guai. Sapete che con una torcia di redstone quel coso si muove pure? <ride> Simpaticissimo, tra l'altro. Ehm... Bene, bene, adesso dobbiamo sprecare i livelli. Fatemi pensare. Potrei prendere dei razzi al volo. E nell'arm stand la volete? Va bene. Uh, che blocco enorme che non posso raccoglierlo da sotto, dai! Si può mettere davvero sull'armostand? stand? Sai che manco lo sapevo. Ah! Uh. Ah, oh, che brutto che è così, però. Forse ci conviene ri ripiazzarci sopra almeno un'armatura qualsiasi, eh? Che altrimenti è veramente brutto da vedere in questo modo. Dammi: Un, due, tre. Ok, che è meglio di nulla, eh? Semplicemente. Ok, <ride> simpatico, simpatico. <coughs> Alberto dice che il Warden si trova veramente sotto le montagne ghiacciate. Ok. Però dico, magari non è sotto quella lì. Credo. O, o ci sono 100 Warden. Dai, non ci credo. Lucy ha scritto che non la voglio e che, che mi mette ansia. Lucy, ma cosa stai dicendo? A chi l'ha detto questa cosa? Ma non è vero? Ma chi l'ha detto questa cosa? Scusami, eh, com'è che si faceva? Oh. Ok Però questi non sono quelli potenziati Eh no Questi sono quelli scrausi ovviamente Però l'importante è averceli Ok 27 per ora Topperino Allora con calma con calma ragazzi facciamo tutto Dove voi non vi dovete preoccupare facciamo tutto Ok Io io devo morire per indossarli. Ma il manichino no. Mi torna? Top. Rosso più blu uguale verde. Mm. Non credo proprio. Rosso più blu farà viola. Al massimo blu e giallo fa verde. Però come vedete, blu. Not quite trovato. Cioè, a meno che il lapislazzolo non funzioni. Ma non credo. Cioè, non credo proprio, sincero. Però possiamo provare. Infatti, cioè, serve il blue die. E dai, raga, per forza serve il blue die. Il commerciante che l'altra volta era venuto qua era perfetto. C'aveva il, il cactus. C'aveva. Vai a sbulla. Vai a sbulla. Ti posso tenere sotto controllo. Pezzettino di schifo. Eh? Disgraziato là sotto. Comunque, figo che qua la nostra farm continua a produrre. Aspettate. Ok. That's what we want to see. Dunque, la Nether Star la piazziamo qua, al sicuro, per adesso. Sperando che non si rompa gli dieta frame, che cada tutto. L'elite la dobbiamo usare per recuperare il cactus. Eh? Eh, lo so, amore. Però questo qua non è blu Questo è Oh Non qua Mi dispiace Ah <ride> In teoria Ci dovrebbe essere il modo per farlo Ma mi sa che serve un Una cosa diversa Per appoggiare i colori Stanno ridendo Devi metterlo nella fornace Non ti preoccupare ho capito che lapislazzo diventa blu, però non diventa verde. Che ci devo fare? Non diventa verde. Avete suggerito male. Eh, piuttosto forse questo. No. Non credo. verde. Eh e no, per farlo verde serve il cactus. Adesso Questa dormiamo verde. per recuperarlo. Ma questo è Moss Block e un altro blocco. Vabbè, per fare colore Ma di cose verdi ce ne sono tante, amore. Serve una cosa verde specifica. <ride> Secondo me, si è bevuto una Red Bull. Adesso è pronta e carica. Però no, il calderone. Il calderone, che è vai, dormiamo. Madonna, Raga abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 obiettivi. 11 obiettivi. Devo farlo nel crafting. Ma non mi sembra. Non mi sembra Roblo. Non mi sembra Roblo. Oh, no raga. Certo, cioè, cer devo cuocere il cactus. Lo so che quello era il modo principale. A parte che... No raga. Raga, ho perso uno shulker box. Dove l'ho aperto? Vedi, amore mia, è... sei arrivata. Mi hai confuso. Volevo vedere la matrice dei diamanti. La matrice dei diamanti sei tu. <ride> tu volevi vedere il diamante Lucy 1.9? Questo qui. Raga, ho perso uno shulker box. L'hai messo nella cesta. Oh mio dio, quale però adesso? Mo? Come se ne avessi una. Eccolo qua. E non funziona, raga. Non funziona. Cioè può diventare blu, ma non può diventare verde. Cioè non si cumulano i colori, vedete. Dobbiamo andare a recuperare un attimo il cactus. Dai, fascia. Andiamo a recuperare il cactus. E eh, la mettiamo in sacco. No, no, amore. Grazie, basta. <coughs> allora questo va sopra ma prendo dell'acqua Questo mettiamo qua Dopo recuperiamo l'Ancendebris Prima di concludere l'episodio Quindi ci serve solamente Cactus E Ancendebris ok è quello, è Questo qua è In realtà somiglia più a Gordon Ma Ivy Se ne più Gordon però amore Dammi c'è è un cioè Jack Russell Non sembra un, un Pomerania Nano Dai un Pomerania Pomerania Nano Ma no, si sì, È Gordon Dai No mami parlo arancione <ride> faccio fare l'arancione? Lo colori lo coloro? Sì. Si può Lo posso fare in un calderone? Eh? Metti mm. il cane nel calderone. Mm. In che senso cane nel calderone? E lo fai diventare arancione. Questo è il calderone, ragazzi. Quindi cioè, non ho idea di cosa stiate dicendo, ma non credo proprio. Cioè, a meno che non succeda così, dubito per te. Puoi colorare il guinzaglio però. Di che colore lo vuoi? Uh, e perché è proprio lilla? Viola, il mio guinzaglio è viola. Eh, vabbè, lilla, viola, ci siamo. Non c'è il viola però perché l'ho usato per... Sì, ma tu non c'hai un cazzo. Eh amore, che te devo, di... Ti invece devo è dire? Invece... C'è un cazzo! Ce l'abbiamo invece. Ok, dai, carino. Hai visto? Ok, abbiamo, abbiamo reso felice... Lussi almeno. Lo mettiamo a posto questo. Adesso indosso l'elitra al volo, ragazzi, anzi, ce l'abbiamo già. E dobbiamo andare a recuperare un pezzettino. Uno. Di cactus. Di cactus. E basta. Quindi, questi qua li posso levare da qui. Fatemi svuotare un attimo l'inventario delle cose completamente inutili, rimettendo a posto. Questo qua dobbiamo metterlo sopra l'elitra. Anche se metterei l'altro che è dall'altra parte. Questo. devi mettere prima l'acqua nel calderone poi i colori vedi che si scemo <ride> ma non ci credo mai dai stanno trollando palesemente cioè. metti l'acqua vai metti i colori vai che sono al piano di sopra adesso ti vai a ripigliare e eh, sto piandola oh c'è. secondo che me è una, è una grande stronzata Quindi immagino che adesso da lì uscirà verde, giusto? Allora, tutti adesso in chat dove oh, mm. 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 È uscito verde. Mm. Un po' verdino, dai, mm. verde acqua mm. ora. Mm. Verdio. Non non mi sembra. Non è un po' verde. -acqua. Non mi sembra. Se lasci un end per nell'Overworld e nel mentre entri nel Nether, quando tocca terra torni nell'Overworld. Eh, Nicolo. Non lo so, non credo. Funziona solo nella Bad Rock Edition pam, Che è pam, la versione pam, per pam, il, uh, pam, pam. il telefono, se non sbaglio Ah no, si può giocare anche dal computer Bene, possiamo levare queste cose che non ci servono più Fatemi riconcentrare un attimo Che è arrivata Lucy questa cosa dei colori Ci sta facendo perdere il filo del discorso ah, è sempre colpa Allora, mia, questo qua No, non è tu è sempre colpa tua Vabbè. Mangio la steak. Per malosa, raga, Lucy, per malosa allora, la legna si rimette a posto qua dentro e possiamo andare. E dopo, mettiamo il resto. Andiamo le litra verso il deserto e oltre. Let's vai. go! Sono andato a riprenderle in questo video, amore. Ma che bello! Finalmente possiamo volare. Fino ad ora ho fatto sempre le cinematiche con la replay mod. Eh? Non mi serviranno più. Ma che tasto destro, Marco? Ho già provato. Cosa vuoi, tasto destrare? Allora, ci serve un deserto. Stiamo svolazzando piano piano. Oddio, che bello. raggiunge qua la farm in un secondo. No, vabbè, Ma è un cheat? Assolutamente no. Che cheat, amore? Sto usando. Fortnite. Come dove, dove ho trovato l'elitra? Nel, nel, nel land nel void. Allora, dovremmo trovare solamente Sei un pezzo. Il drago? No, la trovi nella. La trovi in una nave sospesa nel vuoto. Il drago lo uccide e ti droppa un uovo. Allora, dobbiamo trovare un pezzettino di deserto. Io non ci posso credere che non ce l'abbiamo vicino a casa. Cioè, neanche un pezzettino. Allora, se ci fossero dei moderatori in chat, direi di bannare tutti quelli che scrivono tasto destro da ora in poi. E Bellita senza unbreaking si va... È vero, è vero, è vero. Tasto destro, ban. Stanno scrivendo solamente tasto destro. Arriviamo qua, raga, aspettate. Ci mettiamo subito l'unbreaking. Oh yes. Allora, libri, questo. Teoricamente noi ce lo dobbiamo mettere sopra, quindi così non lo troveremo mica. Infatti. Allora, libri. Un bending ce l'abbiamo, ci servirà unbreaking, quindi, chiaro? Per adesso leverei questo. Impaling 4 È buono? Raga, l'ho già fatto con tasto destro Per favore, smettetela di spammare strozzate Grazie Dai. Cosa, cosa prendo? Il mending sulle litre, lo so Va bene, faccio da solo Faccio da solo che facciamo prima Ci serve sicuramente Se mettiamo Con questo andiamo a knockback 3 per dopo Tre livelli però così forse un po' sprecati, non lo so mi ha detto che mi hai ucciso il drago col mio diamante. Diamante, vero. Quello, sì. oh, questo. Non c'entrano niente fra di loro, ma per adesso li mettiamo da parte, aspettate. Ah, sweeping edge 3. Ci può permettere di ripotenziare di nuovo questo e mandarlo... No, non credo che sia il massimo. Prendo il piercing. Ancora piercing, da solo piercing. Buone, mi sa che è il segno che dobbiamo farci un piercing. E io ho già. Io per flame me lo sono preso. No, in realtà non ho ancora rifatto il secondo. Questo ci serviva. Allora abbiamo un breaking 3 per l'elitra e il mending. Quindi abbiamo tutto quello che ci serve da metterci sopra. Fantastico. No. Poi dimentico gli shulker box in giro. Non bello. Non bello. Che succede, amore? Sta schiacciando. Sta cercando di capire perché lui si dovete sapere che. Mi chiede in continuazione. Dai, insegnami a giocare a Minecraft. Faremo il video, dai. È che io perdo velocemente la pazienza, sai. Tu lo so, ma io ho detto che tu mi devi spiegare come se fossi un bambino di 5 anni che si approccia al PC per la prima eh, volta. Eh, ho capito, ma basta se quello. Imparerebbero tutti schioccando le dita, no? Prendiamo power. Poi ci prendiamo efficiency 3. No, inutile. Lo switchiamo così Voglio sprecare tutti i livelli così raga Poi non ci abbiamo più niente, Cioè non rischiamo di perderli cose simili Ci prendiamo cose buone E le lappiamo più facilmente Come fai a leggere la chat così piccola? Io non ci vedo Non, ce non, non ci ci vede. leggo Per il verde usa le alghe cioè, Arco me, Mi devo avvicinare così Non esiste knockback 3 Va bene Va bene Tanto l'abbiamo shardato ragazzi Non so se avete visto ma non esiste proprio allora Power 4 invece lo tengo perché abbiamo detto che vogliamo portare l'arco a Power 5. Quindi ci servirà sicuramente un altro Power 3. Capire se ci possiamo mettere il Flame. Il Mending lo teniamo perché un Mending va sugli stivaletti. L'altro Mending va sull'elitra. Quelli sono dei bambini quali? Questi sono dei totem dell'immortalità. Sembrano dei piccoli bambini. <ride> Vado in giro con delle statuette dei bambini. Gli fai cucire i tuoi vestiti. No. Oh. Però sono le multinazionali <ride> Fortuna 2, non ci serve. Proseguiamo Piercing 3. N Nico mi scrive che mi ama. Bravo, Nico. Ah, allora, questo se ne va qua. Questo se ne va qua Power e Efficienza 1. No, completamente inutile. Ok, per adesso aspettate. Ok. Quindi quest, questo lo possiamo switchare. Ma quasi quasi cambio anche questo, solo che l'UR3 se fosse possibile lo vorrei tenere. Ah, allora, siamo a 38 livelli, quindi non ce ne mancano molto purtroppo prima di fermarci. Poi dobbiamo fare gli incantesimi quelli seri. Acqua affinity, già ce l'ho. Probabilmente conveniva direttamente gli, incantare direttamente gli oggetti, vero? Il cactus dobbiamo andare a prenderlo. Buono! Ok, questo mi serviva. Power 4, fantastico. Boah qua non prendo. Ma giusto per arrivare al 30. Eh. Oh, questo è clamoroso. Buono. Fantastico! fantastico. Come? Mi sa arriva tutto faccia per... ah. eh, qualche foto ora se la vuoi fare. Però è tutto nelle buste, quindi te lo devo dare io. Capito? Tanto tra poco ho finito. Non ho disincantato nessun libro col mending. Non diciamo stupidaggini, state calmi. Allora... Elitra. Eccola qua. E dov'è? Dov'è? E qua. Ho sbagliato. Calmi. Calmi. Unbreaking 3. Quindi Elitra. Unbreaking 3. Eccolo qua, Mending. Ci mettiamo quello con lo smite. Tanto non cambia niente. Non cambia niente, smite 4. Cioè, andrebbe perduto lo stesso. Quindi, Alessandro, perché un breaking? Perché almeno non. Oh! È giusto, è giusto, non mi fate confondere. Non mi fate confondere. È giusto così. Unbreaking perché si rompe molto più lentamente. E il mending per ripararla. È giusto, non mi fate confondere. Mannaggia la miseria. Allora, ci serve a tutti i costi un power 3. E abbiamo finito. Ci serve un power 3. Così possiamo portare l'arco a power 5. Dai, che lo troviamo, raga. Dai, che lo troviamo. Ti prego, ti prego. Potrebbe essere anche qui volendo, eh. Potrebbe esserci. E lo facciamo da 1. Piercing, protection, looting 2. Era carino. Era sicuramente carino. 2, 3, 4. Questo è Power 4. A meno che io non trovi un altro Power 4. E allora faccio Power 4 più Power 4. Mm. Mm. Allora, come, come, miamo, come, come. Calmi, calmi, perché secondo me possiamo trovarlo. Power 1? Cazzo, 1 è veramente poco. Niente. Sono semplicemente un pollo, tranquilli. Abbiamo due Power 4, quindi Power 4... Olle... E Olle. Eh? Cosa? Non ci posso credere. In teoria ce la facciamo, dai. Ma sì che ce la facciamo Non ci posso credere Avevo detto che nessuna mucca sarebbe stata uccisa Hai due power 4 Li ho visti, li ho visti, li ho visti ragazzi Dovete solo darmi il tempo di vedere le chest Perché voi state attenti proprio a questi dettagli Capito? Cioè è proprio il dettaglio a cui state attenti voi E io lo farei ovviamente Solo che ci serve mezzo livello Raga, mezzo livello Ogni volta sembra che mi debbano fare apposta per trollarmi, clamoroso. Dunque, a questo punto, voi avete consigliato di mettere un breaking anche qua, o il Mending. Però poi non level up più, raga, ora che ci penso. Quindi aspettiamo un attimo. Allora, questo se ne va qua. Questo se ne va con me. Questo se ne va qua. Questo se ne va qua. E quindi il secondo Mending è al sicuro. Questo, leviamolo, che non c'entra niente. Questo lo sposti. Uccidi i mob e notte. Un attimo, un attimo. Stiamo andando. Dobbiamo fare mezzo livello. Mezzo livello dovrebbe essere facile, dai. Ma che bello. Che figata, raga. Ah, I miei collegamenti adesso iniziano a ad essere essenzialmente inutili. Quelli che ho fatto sotto. Ma che bellezza poter scendere da casa così e venire qua. Ma che... È bellissimo, è bellissimo. Potrei far riprodurre le mucche invece di ucciderle. Sì, è vero, è tutto molto vero. Facciamolo, mi sembra una mossa intelligente. Tanto, ne dobbiamo, tipo, far riprodurre tre e saremo già a livello 12. Perché i livelli bassi richiedono davvero pochissima esperienza. Io, ragazzi, vi ringrazio comunque tantissimo per il supporto alla serie, sia sul canale sia nei live. E che vi devo dire? Grazie veramente di cuore, raga. Cioè, mi state. state facendo tornare indietro nel tempo. Allora, io non userei il razzo qua, perché non è che ne abbiamo proprio una miriade. Non c'è in descrizione il sito, ho capito perché non si è salvato. Calmi. G Gatani Tindara, calma, il merch esce lunedì. Non ti preoccupare, intanto è uscito il sito. Se vuoi dare un'occhiata www.stepni.it. Anzi, visto che, ecco, no, ops, 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 ops. ops. Eccolo qua. Eccoci qua. Eh? Che ne dite? Vi è piaciuta? Dai, vediamo se qualcuno muore oppure no. Adesso lo decido, eh. Fammi scavallare. No, in teoria. Se non mi ricordo male, all'interno qua avevamo già cucinato un po' di loro. Quindi dovrebbe essere già tutto pronto. Non tanto, non troppo. 11. Dai! Dai! You can do it! Oh! Ma l'esperienza? Oh, ah già! Ah! Maledizione, si è preso tutto lei! Raga! No! No! Nessuna mucca verrà uccisa! Nessuna mucca verrà uccisa! Nessuna mucca morirà! Nessuna mucca! Certo che ho ucciso il drago, certo! Ma avete visto che ore sono adesso? Oh. oh, Aiuto! Non abbiamo l'armatura! Fa tutto molto male. Ok, molto meglio. Allora, dobbiamo toglierci questa cosa qua, per favore. Ah. Cioè, non solo avevo tolto l'armatura, avevo tolto anche Feather Falling Proprio per far sì che io morissi. Oh mio dio. Ma guardate che preciso il livello! Incredibile. Incredibile Cioè poi voi ditemi se non sembra fatta apposta Comunque con un razzo stiamo una crema Con le litre, ragazzi Che cosa ve lo dico a fare che cambia la mia esperienza di gioco E anche la vostra Che vedete l'esperienza di gioco Cambia tutto Cambia todos Tattene laggiù e stattene a cuore Pezzettine gac Dammi qua Fammi curare uh. Power 1 così regalato Power 1 Guarda, non credo che esista l'88 marzo comunque, eh. Error. Comunque io sono nato... Sono nato l'11 giugno. Ah, questo lo buttiamo via. Ci siamo ragazzi, incredibile. Abbiamo finito anche l'arco con Power 5. Non gli daremo un nome perché altrimenti non possiamo permettercelo. Abbiamo speso ogni singola goccia di esperienza che ci ha dato il drago. Clean, raga. Quanto clean? Zero, come se avessimo resettato la partita. Lascia questo, lascia questo, lascia questo. Questo lo portiamo a casa che non è il blocco adatto per stare qua dentro. Questi vengono con me, anche questi, perché non c'entrano nulla qui. Questa qua, una volta che troveremo un nuovo iron ingot, la aggiungeremo alla Neverly Sword. Mamma mia, sarà devastante. E adesso, prima di concludere l'episodio in live di oggi. Non può mancare, ovviamente, la ricerca di almeno un pezzettino di agendermis. A me un pezzettino. Serviranno delle nuove casse. Serviranno delle nuove casse, purtroppo, perché... Eh, Ho dei nuovi materiali adesso. Nuovi materiali che arrivano direttamente dal void. E quindi, niente, dovremmo riempirle in qualche modo. Non so come, a me piace creare... Composizioni strane all'interno delle casse, ma perché almeno... Cioè, sono incentivato a tenere in ordine. Diciamo così. Stai prima, te e tua fratella... Sì, te e tua fratella. Te e tua sorella siete fratelli. No, no, no. Noi, noi per caso abbiamo scelto di, di... essere un livello diverso di fratelli che... Che cazzo stai dicendo? Di cosa stiamo parlando? Che, che cazzo... Aiuto! Ma certo, no? Il cactus, il cactus... Non l'ho dimenticato, non l'ho dimenticato. Tranquilli. Allora, noi non abbiamo bisogno adesso di uno... Due e tre. Non ci servono assolutamente. Come non abbiamo bisogno di portare determinate cose all'interno di, di questo shulker box. Che se lo perdiamo, beh, ci possiamo anche mangiare le mani, no? Quindi questi sono gli utensili. La spada qua. Piccone nuovo di pacca con fortuna 3. 3. E non uno, non, due, tre. E tutte le volte succede in live. Quindi, boh, ragazzi, inizio a pensare che. Eh, a questo punto mi portate fortuna voi. È per forza. Questa. Teniamola nell'inventario. Perché no? Perché no? Aspetta, no? La chest con un po' d'armatura la mettiamo qua, da sempre. Vi starete chiedendo, Step, perché devi saltare per raggiungere le tue chest? Tutto preciso. Tutto a portata di mano. Deve essere smart. Deve essere compatto. Cioè, deve essere figo. Semplicemente figo. Non deve essere necessariamente megalone anche questa cosa qua. Ciao Andrea! Guarda Francesco, in realtà ci eravamo risentiti una volta e basta, fine. E vabbè, siamo cresciuti, sono cambiate tante cose. Sicuramente i razzi li portiamo se vengono con le Litra. Tranquilli, allora Prima il cactus, va bene. Se volete prima il cactus, prendiamo prima il cactus. Ma io lo so perché volete prima il cactus, non per il cactus. Voi volete il cactus perché così volazzo con le litra. Eh, e vi faccio vedere la mia base in alta definizione dall'alto. Dunque, vediamo se c'è del deserto qua giù. Fatti un beacon. E ancora non abbiamo così ricchezze. Arriveranno. Tra l'altro. Se tutto va bene domani magari vi faccio un'altra live, come vi raccontavo prima. Questo in teoria è il primo vero momento di esplorazione dall'alto della serie. E non mi meraviglierei se comparisse così, un villaggino così davanti agli occhi, no? Ma in che senso? <ride> Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire questa cosa? <ride> Ma ciao! Ma ciao, come state? Allora che si scambia? Ah, tu non scambi niente? Eh? Nulla, facenti che eh? non siete altro Ma com'è possibile che non fate mai niente? Oh, c'è un Ehi, ti ho visto C'è il golem Raga, comunque c'è... è clamoroso E sapete qual è la cosa più clamorosa? È Che se avessi trovato questo, questo villaggio molto tempo fa Avremmo vissuto un'esperienza completamente diversa cioè non sarei dovuto andare nel nether a prendermeli. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Ma c'è anche il fabbro? Fai vedere che a volte il fabbro nasconde i diamanti, eh. No no jokes. Non c'è il fabbro. Ahmia, che sfiga. Che sfiga. Invece, invece, invece. No, non c'è niente. Guarda però, tre calderoni. Leather worker. Ah, ma una lava colorata. Uh, Rosa? Eh, questi piacerebbe a Lucy. La cesta vuota però, che schifo. Vabbè. Oh allora, raga, non starei troppo tempo qua. Via! Ripartiamo subito. Verso il prossimo. Ma guarda Tommy, sto bene senza, grazie però per avermelo chiesto. Cioè... Credo che cambi poco e niente Se volete la inserisco Ma c'ho la replay mod Per fare delle cinematiche fighe Durante le registrazioni Quindi Fatti un allevamento di cani? A me sembra esagerato Ma più che altro Cosa me ne faccio Di un allevamento di cani? Cioè li uso tipo guardia del corpo E questo? No raga! Ma avete capito che cos'è questo? Non ci posso Raga qui è dove siamo morti? Noi siamo stati uccisi un bel po' di tempo fa. Ma tanto tempo fa? Qui siamo allo spawn. Cioè, praticamente questo è lo spawn. Raga, io sono abbastanza sicuro. Che questo sia il mio spawn originale di questo mondo. Non sto scherzando. Ti prego, dammi un cactus. C'è il deserto finalmente. Prendi i calderoni per la farmi di lava. Potrebbe essere un'ottima idea, sai? Senti, ma. E... Sto deserto che non c'ha più i cactus. Ma che caspita è successo? Ma non vedo neanche uno. Ah, cerchiamo di avvicinarci sotto il più possibile. Non è deserto, ovviamente. E ritorniamo su. Ne lanciamo un altro, dai, se no andiamo troppo piano. Fatti rocket di livello 3. Con calma, dai, abbiamo preso adesso l'itran. Guardate, siamo a livello 0 perché abbiamo sprecato tutti i nostri livelli. Perché portarsene 65 appresso il rischio di morire, non ne vale la pena. Trastatemi. Uh, attenzione. Qua ah, c'è una pozza di lava, eh. C'è una pozza di lava. Potremmo fare qua il portal, no, un altro, basta. Dove caspita è? Il kelp cucinato da del kelp cotto, se non erro. O, o sbaglio. Deserto? No. La cosa assurda è che anni fa, cioè il deserto era praticamente lo spawn più plausibile sempre. Ci siamo? Oh, ho visto cadere tantissima roba là, eh. È tipo crollato di sotto. Non so se avete visto. Grande Davide! Grazie mille. E c'è la zona ghiacciata. Questo è poco ma sicuro. Non sponano robe verdi. Ma che significa? Un altro villaggio? Ah, io ve l'avevo detto. Secondo me era meglio lanciare in debris. Era meglio lanciare in debris. Abbiamo trovato un villaggio in mezzo alla neve. Salve Hello. Che fai con la trebogia qua? Eh? Che combini? Ciao, ma ma, vi dirò, non mi serve niente. No, eh, sei impazzito? Mi hai seguito fino a qua? No, era Da dove sono arrivati questi? Ma io non ho capito, vabbè. Non c'è niente di strano qua. Raga, e neve ovviamente è ben lontano dal deserto, cioè e la sella <ride> eh, abbiamo la Davide, abbiamo la farm di ride, c'ho una chest piena di selle. State calmi. C'ho una chest che è piena, non mi serve a nulla. Ok, nel deserto non piove, chiaro, simpatico, ma il cactus nasce nel deserto. Dov'è? Tra poco? Ho finito i razzi e saremo molto lontani da casa! E mi pentirò tantissimo di quello che abbiamo appena fatto! No! Raga, ve lo dico, torniamo indietro, eh! Torniamo indietro. Sì, sì. Ah sì, adesso torno indietro, cioè. Ma cos'è sta roba? Ma non può esserci solamente zone congelate Dai Sta pure nevicando Guarda Daco il cane È da casa di mia sorella Sta benissimo C'è il giardino È contentissimo Gabrito Gabrito sì è molto probabile Anche perché Siamo agli sgoccioli di questa live Comunque eh, È lo stesso di prima penso Stiamo ritornando indietro a tutti gli effetti O un altro ancora? È un altro? What? Ho capito, ma non è che possono spawnare villaggi così. Questo è un gatto, raga, eh. C'hanno i cavalli. cosa sto vedendo? Ma raga, ma questi sono più attrezzati di me. Ma quanti sono poi? 122.000 villaggeri. Dai, mi salvo queste coordinate. Me ne salvo che non si sa mai. Tra pochissimo io, tra pochissimo. Cioè, l'obiettivo era trovare in teoria delle in Debris, ma temo. Non accadrà. Aspettate, che ho fatto lo screenshot delle coordinate, perché dobbiamo tornare a casa adesso, eh. No. Non ce l'ho più. Oh. Perché non ho più lo screenshot? Calmi, calmi. Perché non ho più lo screenshot delle coordinate? Un attimo, che c'è del panico. Matteo Signorelli, benvenuto fra i villager. Non a caso abbiamo trovato un nuovo villaggio e si è aggiunto un villager alla lista dei villager. Benvenuto ovviamente, grazie mille per il supporto. Allora, la mia base di sicuro è coordinate negative, quindi dobbiamo ritornare indietro. Cioè, proprio... Garanti. Uh! Raga, forse la chiudiamo ancora più bella. Forse c'è un corno. Se c'è il corno si gode, eh. Se c'è il corno si gode. Ti prego, ti prego, ti prego. No. No. Peccato. Peccato ragazzi. Perché il corno si può trovare solamente dentro gli avamposti dei pillager. Mannaggia la miseria. Che peccato. Mannaggia. Mannaggia. Eh, not stonks, not stonks. C'è un botto di zucchero. Ciao. Beh, potremmo fermarci alla farm. Beh, che dite? Beh, ah, domen. Ovviamente adesso dobbiamo stare attenti però. Oh mio dio, no, io ho fatto un errore. Ho fatto un grave errore, raga. Oh mio dio. Oh mio dio. Ma l'errore non è mica di aver preso il Bed Omen 2. L'errore è che lo triggererò nel villaggio che abbiamo vicino e moriranno tutti. Dobbiamo andarcene via di qua prima di fare un disastro. Via! Via! Ok. Raga, ve lo dico. Oggi non torneremo a casa. Cioè, l'episodio verrà concluso lontano da casa. Eh, per forza. Per forza, siamo lontani, siamo in esplorazione. Siamo a circa 1500 blocchi di distanza, solo che li abbiamo fatti volando, quindi. sembrano passati in un batter d'occhio. In realtà siamo molto lontani da casa. Adesso, come direzione, indicativamente, sto andando un po' più verso casa, ma comunque non ancora. E nulla, non ne vuole sapere di darmi del cactus. Non ci posso credere, raga. Cioè, ma è una delle cose che si trova subito. Eh, ma guarda, pe penso che sia casuale, Toxic. Quando qualcuno nella community regala un abbonamento agli altri, viene regalato per l'appunto in modo casuale. Non, non si può scegliere. Credo, non lo so, non l'ho mai fatto. L'unico a cui possiamo chiedere, per l'appunto, l'ho già fatto più volte. Immagino sia casuale, però, secondo me. Il corno non si trova solo negli avamposti. E dove si trova allora, Jacopo? Perché io ho ucciso veramente tanti pillager. Tanti. Veramente tanti. Niente corno per me. Oh, è qua? È qua? E lo! Ma buon salve! No, nah, no, nah, ce ne andiamo, ragazzi. Ce ne andiamo, tranquilli. No, Non è il momento per andare in una grotta. Francesco chiede se si è perso qualcosa. Francesco, io... Insomma, potrei avere cattive notizie per te. Ti sei perso tante cose. Si è perso tante cose. Ma hai la fortuna che... Non sono completamente perse. Oh no, c'è il villaggio, raga. No, 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 no. Non posso, non posso andare là, eh. Non posso assolutamente fermarmi lì che muoiono tutti. Però... Raga, teoricamente... Ok, ho ritrovato la strada di casa. Ho ritrovato strada di casa. Questo cos'è? Hmm. Qui è dove abbiamo disboscato tutto, e mi ricordo bene. Boh. Raga, ci rimane un razzo. Un razzo ci rimane. Gravissimo. Un razzo. Cioè, capite quanto è grave la situazione? O torniamo a casa adesso, o se no. Ciaoone. Ah, è vero! Lo può droppare anche una caprona. Un bel caprottino, è vero. Me ne ero dimenticato. Perché in realtà l'avevo visto in un aggiornamento, ma non l'ho mai giocato ancora il bioma. E non mi ricordo minimamente dove fosse casa. Spero che fo. Bello. Noi serve del dell'Ancien Debris, giusto? Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Ok. Vediamo se possiamo riattivarlo. Oddio. Oddio. Non è impossibile. Non è impossibile. Mancano pochi blocchi, eh. Davvero pochi. Vediamo, vediamo, ci provo. Lo proviamo a riparare. Recuperiamo l'Ancien Debris, ragazzi. E torniamo a casa. Non torniamo a casa e finiamo l'episodio Uno Due Ne manca uno Lo so Ma guardate qua Raga sembra fatta apposta Cioè quando vi dico follow the flusso È perché veramente follow the flusso Sempre e comunque Follow the flusso Cioè Perché non avrei dovuto farlo Perché dovevo recuperare questo Ed avevamo completato lo stesso Lo so eh, il flusso qua ci dice che ci manca un accendino, flusso, ah flusso, che fai, questo non è mica lo shulker box, testa di cavolo Eh, eh flusso, reflusso gastroentro, entro, eh, mo Allora, calmi, calmi, perché abbiamo solamente bisogno di un pezzettino di gravel e un pezzettino di ferro Lo so, di solito abbiamo sempre con noi un accendino, stavolta no io non vorrei scendere, ma a quanto pare mi stanno obbligando a farlo. Smeraldi? Ma in che senso? Intanto mm, 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 mm. mm, 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 le trappole, me le tenete per conto, boss. Allora, grave ce l'ho. Ma la cosa grave è che non abbiamo il piccone con fortuna per recuperare gli smeraldi che abbiamo trovato in questa montagna a caso. Mm, quindi, questa è la plains dove. il Groove, bioma groove. Ok, bioma groove. Mettiti l'armatura se vai in grotta. No, ragazzi, non voglio andare in grotta, sincero. Cioè, è molto interessante tutto la parte sotto. Mm, qui è spawnato del ghiaccio e del in orizzontale, ma va bene. Io voglio un lingotto di iron. Per favore. Per favore. Oh mio dio. Dice, non ci posso credere che abbiamo il portale, ma non possiamo accenderlo. Mi fa impazzire questa cosa. Allora, se non avessimo sprecato la. C'è altra lava qua sotto? Ovviamente no. Ovviamente no. Potresti trovare il Warden. Ma lì? Dai, droppami un pezzettino di iron, ti prego. Mannaggia. Sarebbe stato molto bello. Molto, molto bello. E avessimo portato dei fogli avremmo potuto fare altri sei razzi, ma non ho portato niente. Non ho portato niente, non possiamo accenderlo. Non possiamo accenderlo, dammi un pezzettino di iron per l'amor di Dio. È troppo importante. Mi droppano l'elmetto. Raga! Voglio un pezzettino di iron. Va bene, dai, scendo. Scendo. Che io non dovevo farlo Non dovevo farlo Oh madonna mia Ok Ho capito come fare raga. Easy Easy, Easy. La, la, la clacciamo così la clacciamo così. Comunque sfiga eh Perché di solito in questi portali qua c'è una charge Cioè non abbiamo trovato niente Veramente Cioè anche solo così a vista Non vedere un pezzettino di iron dentro una grotta Considerando che l'altra volta ho trovato uno stack intero Boh, mi sembra una grande stupidaggine. Ma che grotta è? Ma che grotta è questa? Oh, vabbè. Allora, in in teoricamente, in teoria, quello che abbiamo preso è sufficiente. Perché adesso dovremo poter bruciare il portale. Grazie alla lava e alla legna. È tipo il metodo della Skyblock, per farvi capire, ma. Insomma, vi ho detto dall'inizio che, che non avremmo fatto il, il metodo tradizionale in questa vanilla, no? Ma che ci avremmo giocato in modo strano, in modo strano. Allora, teoricamente devo fare così. Ma cosa fai? Sei scemo? Vabbè. Eh, dai, dai, fuoco anche a me. Eh? Grazie, gentilissimo, vero? Ma almeno se mi troppavi qualcosa di utile, eh, me la collavo. Che bello, è passata una notte intera A ricerca di un pezzo di cactus. Mi viene da piangere. Mi viene da piangere. Abbiamo sprecato 24 razzi. Raga, io sono sicuro. Che tempo due minuti. Ed è no, è fu prende fuoco. Sì, 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 sì. Ma garantito, raga, garantito a casa. Avete visto a casa cosa è successo? Dai, forza. Per l'amor di Dio, forza. Ho un'idea, forse deve essere più colante, eh? Che ne dite? Più colante. Vai. Non troppo, eh? Non colare troppo, per favore. Mm. Come l'impressione che non sia stata una buona idea? Dai, ti prego, ti prego, ti prego. Brucia. Eh? Che ne dici? Metto il legno sopra l'ossidiana. Eh? Secondo me sopra l'ossidiana non funziona. Devi metterlo più in alto. Più in alto di così. Si accenderà. Raga, per forza, cioè è scienza, è scienza. Scienza, fuoco, scintille cose. Io a prendere un pezzettino di Iron sotto. Eh hey, Ice! Cosa sto facendo? Non abbiamo Iron. Non abbiamo dell'iron. Devo accendere questo portale perché dobbiamo prendere il lanci in debris. Ecco che succede. Perché finché non recupero il lancio in debris, non possiamo chiudere la live. C'è un ancient city qua sotto, ma va. Ma figurati! Non credo. Avete detto che qua vicino ci dovrebbe essere un bioma di una giungla? Ma eh, può darsi. Adesso, per cosa mi potrebbe servire la giungla? Uh, ciao. Questo ci serve ovviamente per gunpowder. Che figo ucciderlo così. In questo modo ne droppa sempre di più. Cioè, uno dice. Vabbè, l'altra volta ho trovato 64 stack di fer. cuore Vaffanculo vaffancuore. Vaffancuore. E sai cosa ancora più vaffancuore? Se adesso arrivo lì e per caso si è acceso normalmente. E allora sì che vaffancuore, eh. Dai! Follow the flows Follow the flus. Follow the flus. Noi, noi followiamo il flusso. Qualsiasi cosa accada. Perché è incredibile questa cosa. Cioè, sembra veramente che mi ascoltino per prendermi per il. A volte, avete capito? Senza che vi dicessi altro. Aspetta, va. Che poi rientriamo, dalla... usciamo dall'altro lato, prendo fuoco, ci manca solo questo. Per l'amor di Dio, toglimi la lava da là sopra. Cioè, dai, ho trovato il ferro e si è acceso il portale? Cioè, questo è un buon motivo per lasciare un mi piace adesso. È. E siamo a livello 110. Oh mio dio, è altissimo. Non so se riusciremo a trovare l'incendebris. Eh. Oh no. Perché si scende così? Ma che portale è? Ah, non volevo scendere così, ragazzi. Allora, mi piace che sia molto ampio qua il Nether. Ora, per l'amor di Dio, non dimentichiamoci di quello, eh. Non dimentichiamoci di quello. Mai e poi mai e poi mai e poi mai. Fammi fare subito una foto. Cavolo, mi sono dimenticato di fare il quiver. Ho dimenticato di fare il quiver. Ragazzi. Sì, lo so che volete che io indossi l'armatura d'oro, ma eh, non, non andremo a cercare un bastione. Eh. Cioè, io adesso faccio così fino al 15. Quindi per altri 70 blocchi... Scendiamo giù a capofitto... E abbiamo finito... Raga manca... E poi... Raga il prossimo episodio... Inizia un po' di... Di gironzolio del mondo... Cioè... Finalmente possiamo esplorare... Ragazzi... Litra, Dovrò recuperare un botto di papers... E un botto di... Di gunpowder... Siamo a... 62... Ma perché siamo così alti raga? No... Perché siamo così alti? Ma non è giusto... Non volevo sta così in alto Vi dico la verità Scendiamo raga Scendiamo certo Evitiamo di andare là Ci colleghiamo da qui Non ci sono altri bastioni Non ci sono altre fortezze Ok Andiamo qua Ok Così poi possiamo risalire Senza troppi problemi Thank you, thank you, thank you. Ok. Allora, secondo me potremmo scavare direttamente qua. Levati, te, non rompere, per l'amor di dio, eh. Ok. Finito il mio pillarino a salire. Fatemi mangiare al volo una Golden Carrot. Niente bastioni, niente cose strane. Un gas, però, quello sempre. Oh, i gas, raga. Ci sono affezionati a noi, è incredibile. Allora, io adesso dov'è. Non è stato necessario fare niente. Ancora 20 blocchi in giù. Non so se. Mm... Possiamo provare, raga, ma. Mm... Brutta storia. Brutta storia, brutta, brutta. Ancora 15 blocchi, dai. Mm, brutta storia, ragazzi. Brutta storia, ve lo dico. Non tutti i punti sono idonei allo scavo dell'incendebris, eh? Quindi vediamo, vediamo perché magari. Mm, non ho portato neanche una pozione del fuoco, altrimenti. E niente, raga, qua non possiamo andare. Fa il primo scambio dei villager? Ah, forse siete indietro, e state guardando indietro. Grazie veramente di cuore comunque perché. So che qualcuno sta guardando la live anche quando abbiamo già finito tutti gli obiettivi principali. Grazie ovviamente di cuore. So che qualcuno di questi 7000 è indietro, che si sta vedendo cosa è successo. Allora, 25 livelli da qua. Speriamo di trovarla in fretta perché più che altro guardate il nostro piccone. Cioè, non bene. 24. Ok, questo è un buon segno. Per favore, droppami l'ancien debris, siamo. Livello 19. Hmm. Neanche un chicco di lanci debris. In quel colmo, guardate quanta grave l'abbiamo. Mm, Blackstone che mi ha ingannato. 16, 15, 14 qua. Ok. Allora, il nostro piccone ha. 592. Utilizzi. <ride> Possono sembrare tanti. Non lo sono. Non lo sono. Siamo a livello 15. Uno, ne basta uno oggi. Eh. Oggi ne basta uno. Ne basta uno. Ne basta uno. Uno, uno solo. Buono. Se non devo usare il piccone sono contento, ovviamente. Eh. Anche se di tutta questa grave essenzialmente non me ne faccio niente. Però vedere dietro un muretto un pezzettino di Angel Debris. Favore. Ok, ok Ok niente perduto ragazzi niente perduto Il Wither Ezio ci saluta Dalla tomba Eh sì Il Wither è morto È stato ucciso Ok con calma Posso proseguire? Grazie Ti prego Ti prego Ti prego Dai perché mi stai facendo questo? Non mi fa rompere il piccone, che siamo anche lontani da casa. No, vabbè, assurdo comunque, dai. Ma cosa sto vedendo? Solo quarzo. Ti prego, ti prego, non ho neanche i letti, non posso permettermi di farli. Dobbiamo sistemare la farm di ragni nel prossimo episodio, ragazzi. Abbiamo doppio spawner. Eh. Doppio, non uno, due. Doppio spawner di ragni, fighissimo. Quella lì è la farm di letti. ovviamente Sto usando il piccone anche per guadagnare esperienza Perché ovviamente li abbiamo spesi tutti i livelli Ma voglio poi recuperarli piano piano tutti quanti Per potenziare anche altre cose Non ci credo, cioè giuro non ci credo Che non, non troviamo in debris. Ma neanche un pezzettino Potrebbe non essere la zona adatta Potrebbe non essere la zona adatta per quello che ne so Guarda il ghast col binocolo E farei un obiettivo Ok, figo L'ho fatto con, eh, con il drago, quindi non so se è lo stesso obiettivo, ma suppongo che lo scopriremo appena ce ne sparerà addosso un'altra di palla di fuoco. Ragazzi, questo piccone mi è costato 10 livelli e 3 diamanti. Non abbiamo trovato ancora neanche un pezzettino di Ancient Debris. Molto, molto rischioso. Tra l'altro, oggi è l'11 e siamo nuovamente a livello 11. Incredibile. Ti prego. No, Lanston. La Blackstone no, eh. E dai. E dai, uno. Uno. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Devi andare a meno 15. Non è vero, Stai mentendo. Non è vero. Tu stai cercando di prendermi alla sprovvista perché siamo in live e potrei essere distratto, ma non è vero. Era 15 basta. Non era meno 15. Oh! Oh! Per favore! Mi mancano 137, raga, non ce la facciamo! Oh mio dio Ti oh prego Oh mio dio, mio dio Calmi calmi calmi, calmi. Con l'irio Ah bello così Eh raga la vedo dura La vedo la vedo molto dura Molto dura Ah dammi un secondo questo Tranquilla accetta recuperiamo subito allora purtroppo non ho ancora imparato Cioè non ho ripreso l'abitudine di usare lo shulker box per l'appunto E quindi come potete notare Cioè non c'è il mio piccone qua Piccone che adesso sarebbe stato davvero molto comodo Perché il mio piccone ci permetteva di continuare a cercarla Come prego? Non so se avete capito Mi sa che non avete capito What? No, per favore, non mi bruciare. No, 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 no. Ti vuoi tappare il buco, per favore? Bene. Raga, questo. Ehi! Vabbè. Questo è importante, eh? Importante questo. C'è una fortezza. Ok, calmi. calmi. E eh, vabbè. Nel senso anche no. Ma anche basta. E cioè, devi dare necessariamente la lava a ogni pertugio. Non riesco a tapparla, raga. Ok? Cioè vorrei capire la fortezza a sinistra o a destra? Ma che vuol dire? Oh! Ragazzi sta per rompere. Quanti ne abbiamo ancora? 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 e moriamo pure. Ragazzi, non so come dirvelo, ma dobbiamo fermarci. Mi sono anche murato vivo qua. Dobbiamo fermarci ragazzi. Non possiamo più scavare. Di qua, vero? È di qua, vero? Vai! È il pilastro della fortezza? Sì, sì, molto, molto, molto probabile. Muy probabile, muy probabile. E niente, non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo perso casa, cioè io non so come dirvelo. <ride> Abbiamo anche perso casa. Guarda, Ma ne manca 9? No, basta, non sprechiamolo più. Che magari sarà necessario spaccare qualcosa. Ragazzi sono rimasto molto male che non abbiamo trovato neanche un pezzettino, eh. Manco uno, manco uno. Cioè volevamo chiuderla bene. E niente. La cosa buffa? Ah, siamo arrivati a qua, stavo per dire ho perso la strada di casa! Che non sarebbe stato molto buffo. Cioè, per voi sarebbe stato buffo. Per me non sarebbe stato buffo. Per niente. Guarda, Ezio, l'ho ucciso all'inizio. Praticamente della live. Ma non ti preoccupare perché comunque la live adesso sta per concludersi e si salverà. Dovevamo trovare un pezzettino di Ancient Debris. E ragazzi, non ci siamo riusciti. Non ci siamo riusciti. Però abbiamo fatto tutta l'armatura di Ancient Debris oggi, dai. E quello lì conterà qualcosa, spero. Dato che eravamo arrivati noi. Bonole, ti ho visto. Ti ho visto. Ma allora, dov'è che siamo arrivati noi? Sì, ho preso le coordinate ovviamente per non sbagliare. Meno 138, quindi di qua. Ok. Meno 138, meno 150. Quindi... Ah, di qua. Perfetto. Dove c'è la mia scalinata? Eh, guarda, sto per staccare, Davide. Sto per staccare. L'unica cosa che non siamo riusciti a trovare è l'Ancien Debris. Però! È vero! Raga, mi è appena venuta in mente una cosa. Mi ero completamente dimenticato. Abbiamo lasciato in passato un blocchettino di Ancien Debris d'emergenza. E in quel caso mi avvalgo della facoltà di utilizzarlo come riserva Ancien deversiana. Che è un termine che ovviamente non esiste. Ma... Io sono arrivato da qua, giusto? Eh, Da qua. Okay. E è come se l'avessimo trovata. Eh, Andrea, mh, eh, sarebbe molto facile se avessimo i razzi. Ma i razzi non ce li abbiamo, quindi dobbiamo farci a fette. Dobbiamo farci a fette adesso, capito? Dobbiamo salire là sopra, intanto per iniziare. Visto che questo collegamento, magari poi potremmo risfruttarlo. Ok, andiamo su. Ah! Il turbo bridging is not connecting. Comunque c'è una fortezza vicino che è un buon segno, un ottimo segno, ragazzi. Molto bene. Ok. Devi stare solamente attento. Ragazzi, tranquilli, non era il piccone che credete voi. <ride> Ovviamente. Ovviamente. Però è rotto, è andato. Il piccone di diamante ci ha salutato. Bye, bye, bello. E niente, ora dobbiamo per forza risalire dal buchetto perché non posso più spaccare. Eh già, eh già, eh già, eh già. Era un piccone qualsiasi, raga, aveva solamente efficienza. Tranquilli. Però, GG, GG. Non è che possiamo salvaguardare tutti i picconi E metterli negli time frame se no sarebbe un macello Vabbè ah Mad Max Però vedi Puoi dire che ne è valsa la pena Di trattenersi un po' di più nella live Anche quando era finita la parte Prevista dagli obiettivi No? Ma scusate Io qua non avevo rimosso la lava? Com'è che c'è ancora? Che senso? Ah perché Vabbè Vabbè Allora ho un'idea Ho un'idea Eh sì in questo momento, noi non abbiamo razzi, ma abbiamo le litra. E per volare con le litra, servono i razzi? Sì. Ma basta l'altezza. Easy. Abbiamo praticamente finito, raga. E qua. Ma che montagna è questa? Incidenti, però. Ma è No, non ci credo. Raga, per me è la svolta, eh. Se troviamo un corno. Adesso è già fatta. Allora, com'è che si faceva a fargli droppare il corno però? C'era un modo, mi ricordo, no? C'era un modo ben specifico. Come si faceva a farle droppare il corno alla pecora? Alla capra, scusate. Ricordatemelo, per favore. Aspettate che devo vedere una cosa qua Quassù... su. Io mi ero salvato le coordinate di casa. Ok, trovate, trovate, trovate. 20 abbonamenti quest'oggi. Grazie veramente di cuore, ragazzi. Grazie. Ci sono le canne da zucchero vicine e fatti i razzi. Eh, può essere sicuramente una buona idea per tornare indietro. Il verde lo puoi fare scuoiando gli zombie. Mario sarebbe figo, ma non credo. Non credo. Devo far sbattere la testa alla capra? Ok. Attaccami. Attaccami Oh Capra Oh Mi puoi meno! no? Mi meno o no? Sta urlando Sta belando un po' Deve incornare dei blocchi Eh fallo Mi puoi accartocciare o no? Dai mi, mira mi Ah Via tu Muori Perché non lo fa? Non è la capra giusta. Ah, però che sfiga, ragazzi. Eh. Cioè, veramente. Mo' devo pulire la capra giusta. E che noia. Dai, ma come? Uh, wow. Bello, sto bioma. È quella? Non è lei. È una che urla proprio. Ok però può essere anche lei a livello grafico Giusto? L'importante è che urli 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 tu No questa non urla Non urla Andiamo di qua Nel frattempo fa molto ridere Ho trovato il ferro che mi serviva prima raga <ride> Non posso neanche spaccarlo Perché abbiamo il piccone rotto Raga, adesso l'unico obiettivo plausibile è o il corno o tornare a casa. Considerando che casa è distante circa. Ho preso le coordinate sono 600. Vabbè, neanche troppo. Tipo 1200 blocchi adesso di distanza. 1200 blocchi. Una volta che hai capito la direzione, stecca è di qua. La direzione è di qua e di qua. Ok, vado. Niente, la capra che urla, non urla. Che vedevo dire? Ci torneremo. Ci torneremo per forza. Abbiamo preso le coordinate nel nether, quindi ci faremo un bel collegamento là. Veramente alte ste montagne, eh. Secondo alcuni di voi potrebbe addirittura esserci l'End la City. Qua c'è la savana. È incredibile che non abbiamo trovato il deserto, ragazzi. Non abbiamo trovato del... dei cactus. Cioè, ma manca avessimo chiesto chissà cosa. Ma dai, ma che vuol dire? Allora, Gunpowder non ne abbiamo. Ma almeno abbiamo recuperato questi. Quanto stiamo? 1000. Mille 1200. 1500. No, ste, hai sbagliato strada. Ah, oh, abbiamo sbagliato strada. Che vuol dire? Dobbiamo andare dalla parte opposta. Ai ai Va bene, va bene, va bene. Ce la facciamo in macchina. Sì, in macchina. In barca. Ce la facciamo in barca, ragazzi. Tutte le capre droppano le corna. Ma solo una da quella speciale. No, vabbè, voi mi fate pure confondere, raga <HHH> Ok, sapete che cos'è questo? Queste sono le tre ore di live Ma che fai? A pezzettino di cacca Questo è Bedomen 3, raga, eh Raga, Bedomen 5 siamo tipo dei mostri del male, eh Ti ammazzo tutti, ciao, 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 ciao Ciao, 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 ciao 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 ciao. Ma giusto per l'odio, per l'odio che nutro nei vostri confronti. Vi devo uccidere, sì, per forza. Io non so se avete capito quanto è grave quello che è successo. Bene, va tutto bene, ragazzi. È solo che siamo avanti. Siamo avanti. Tutto ok. Tutto okay. Per quale motivo, nel ventesimo episodio, stiamo facendo? Ma ragazzi, ma che domande sono? È per non dimenticare le nostre origini? È per questo che facciamo ancora un piccone di. Eh. Non dimentichiamo le nostre origini. Ok, ragazzi, sapete che vi dico? Andiamo, andiamo a fette, va? Andiamo a fette. Me lo merito, fidatevi, me lo merito Me lo merito Piano piano, ce ne andiamo a fette, eh Torniamo a casa Siamo a meno mille, dobbiamo arrivare eh, No, non è neanche di qua la strada giusta Un altro portale Ma mollatemi con sti portali Portali ovunque Cioè, ormai sponano un portale Oh no, no, dobbiamo stare assolutamente lontani da quel villaggio che è fighissimo per l'amor di Dio perché continuano a trovare villaggi su villaggi. È clamoroso. Cioè. Boh, vabbè. Il mio mondo di Minecraft è incredibile. Sì, raga, sto perdendo la testa. Sto perdendo la testa. Sto perdendo la testa completamente. Ma guardate che bello poi. Cioè, sviluppato lungo, lungo una montagna. Cioè, lungo una collina. Montagna. Una montagna. Una mollina. La Golden Pickaxe. Attenzione, attenzione. Eh, me la adoro, va bene, ne volevamo tante all'inizio. Ah, qua la fire charge c'è. Grazie, 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 grazie. Potrei prendere quel piccone? Potrei prenderlo, sì, mi servirebbe qualcosa. Ma in realtà, in realtà, in realtà no. In realtà no, dovremmo solamente tornare a casa. Hmm. Cosa ci vedete laggiù in fondo? Perché io ci vedo un letto. <ride> Va bene, dai, raga, andiamocene via di qua. Andiamocene via. Perché la direzione di casa è ancora lontana. Recuperiamo almeno il blocco d'oro, eh? Che ne pensate? Almeno questo ce lo prendiamo. Eh no! Eh no! Ma l'oro può prendere l'oro? Per forza! Eh, certo. Basta, basta, mi rifiuto Mi rifiuto, dopo 13 anni Scoprire che l'oro non può prendere l'oro Perché non l'avevo mai fatto prima probabilmente Per me è abbastanza traumatizzante È abbastanza traumatizzante Comunque casa nostra è di qua, cioè io sto sbagliando tutte le direzioni Tutte le direzioni Tutte Sono, sono imbriacato raga Imbriacato completamente Ma solo perché ho mangiato un roll A pranzo, ho una fame assurda in questo momento Una fame clamorosa allora facciamo gli ultimi razzi che possiamo, che sono veramente pochi, veramente pochi, tipo 6. No, sono di più, sono 12. Possiamo pure prendere 12 razzini, 12 razzini. Dammi qua. Ma in teoria di più... Vabbè. Sembrava legna. 9 perché non ci bastano quelli lì. Ok 2 di quei 5.000. Anche eh, te. Eh, ok, We are back in business. Come dite? Non ho trovato il cactus. Lo so, ragazzi, ma cosa devo fare? Cioè Non ci sono più i biomi di una volta. Non ci sono. Non c'è più il deserto. Ci sono solo piccoli pezzettini di deserto come questo. Piaciuto, mi sei piaciuto Minecraft? Mi sei piaciuto, bravo! Eh, bravo Minecraft, questo è quello che volevo. Puoi... Ehi, ragazzi, pure. ragazzi stiamo YouTube non sta ricevendo. Cosa? YouTube non sta ricevendo un flusso video sufficiente per garantire lo streaming uniforme? No, dai, che siamo in chiusura proprio ora! Wow, raga, un altro! Anche quello, di... no, vabbè, incredibile. no No, 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 no. no. No, 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 no No, no, no Per l'amor di Dio, tutti dentro Tutti dentro Oh, no, 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 no no. Dentro, 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 dentro Raga, ho Bedouin 3, Bedouin 3 Oh mio Dio, mi sono dimenticato C'eravamo per Bedouin 3 Dentro Si muore oggi, capito? Dentro Oh, merda! Oh, no, oh, no Oh, no Aspetta, aspetta, aspetta ma cosa stai facendo? Oh no 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 Vieni qui, mollali! Faccio fuori no 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 sto stupido stendardo! Oddio! Oh belli questi. Smeraldozzi? Importantissimi Muori! Basta raccogliere lo standard a terra No, raga Raga, stanno sterminando il villaggio Oh no, 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 no Disastro, disastro Dov'è? Dov'è l'unico rimasto in vita? Non mi uccidere tutti, non mi uccidere tutti Non li uccidere, sono bravi ragazzi Sono bravi ragazzi, pezzo di merda Il latte, il latte, il latte La mucca, dov'è? L'avevo vista C'era una mucca, raga, ve lo giuro Vieni qui! Fammi bere il bedomen prima! Fammi andare via il bedomen! Eh? Oh no, è già partito ormai. Oh no, devo berlo prima. Eh vabbè, eh vabbè. Eh vabbè, ragazzi. E. Eh... Che dire, che dire? Sarà una bella lot. Sarà una bella lotta. Allora, vi direi, uccidiamo lui. Uccidiamo lui che c'è il bedomen, giusto? No? Non c'è? Ma guarda lì! va a recuperarlo! Mi stanno tirando dietro la gente. Ok. Nessuno recupererà quel Bedomen. Nessuno. No! No, 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 è vivo! È vivo, l'ho visto, sta salendo qua. Sta salendo qua a uccidere tutti. No! C'ho il latte. Raga! No, era un disastro, è un disastro Settiamo lo spawn, raga, settiamo lo spawn Se moriamo qua è finita Se moriamo qua è finita, ovviamente Ovviamente, eh sì E l'unica cosa che mi viene in mente adesso Che ovviamente tutto ciò non era previsto Minchia, una cassa piena di cactus mi fa proprio arrabbiare però, eh Oddio, aspetta, aspetta, aspetta No, dobbiamo aiutarli, dobbiamo aiutarli Oh mio Dio Potentissimo, questo uccide tutti. Questo uccide tutti. Questo li uccide tutti. Muori, per favore. Abbandona questo mondo. Anche tu. Una volta per tutte. Via. Ok. Vieni qui. Schifoso Schifosissimo. Vergogna. Ma quindi adesso ho il bedomen. O oh no? Dai, comunque non c'è verso di fare un episodio tranquillo In cui non vengo assaltato da questi mostri Cioè, per scelta non Se lo bevo adesso, che succede? Ho un'idea, ho un'idea, ho un'idea Ho un'idea, un ragazzi, ho un'idea Ok Adesso ce n'è solo uno di loro Va bene? Ed è qua È qua sotto È lì che finge di non, non sapere Invece lui sa, sai come Allora, ciccio Ehi, ciccio Vieni Vieni qua Bravo Bravissimo Number one Bravo Prendi lo standard Bravissimo Adesso vieni con me Ok fidatevi ragazzi Fidatevi Oh mio dio Che fatica ragazzi Che fatica Che fatica Aia Vieni 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 no. Praticamente ti, ti racconto Qua giù in fondo Una volta Hanno allestito Un campo Un campo Un campo simpatico Aia tu mi fa male. Sì, dovrebbe essere circa 150 blocchi di distanza, eh. Aia, tu mi fa male. Troppo belle detto. Perché ne stanno arrivando altri? Ehi, perché ne stanno arrivando altri là dietro? Allora, se io adesso lo fo' fuori qui. Eh, e mi dai il bedomen. Bevo il latte. Ciao, bedomen. Ok, yes. L'abbiamo clacciata, ragazzi. L'abbiamo clacciata. Incredibile. E il villaggio è al sicuro. Ma in che modo? E perché più che altro? Perché? No, raga, questa cosa non l'ho capita. Tanto duri poco. Con tre colpi ci diamo una strega comunque, eh. Non è scontato. E raga, non so che dirvi, cioè. Hanno decimato il villaggio, cioè praticamente. Non so se sono sopravvissuti almeno in due, però sento ancora un po' di... Non lo allontanare. Ecco, ecco. È successo questo. Ma che ne sapevo? Ma pensavo che funzionasse. Dai. Ma è ovvio, la mia testa aveva senso. Ma tantissimo. Dammi qua. Meno male che ci stanno le mucche in giro. Ma che vuol dire, dai. Cioè, ma la mucca dove è andata adesso? Vieni qua. Cioè non posso berlo in tempo Non si può eliminare più Cioè finché non vinciamo il raid Ma ciaone Me ne vado Non può caricarsi se me ne vado Giusto rimarrà quasi carico Quindi li ho salvati Ma sì ma certo Li ho salvato la vita a tutti Garantito Mi sento Mario Scrive Ice Eh <ride> eh Comunque abbiamo anche la savana dietro casa Pazzesco no? Cioè dietro casa Sì ragazzi adesso c'è l'altro villaggio di prima Ovvio Ovvio Allora noi dobbiamo andare a meno 400 circa Guardate che bello sto villaggio Guardate che bellezza Va anche dall'altra parte? Non lo so Però almeno abbiamo attivato il raid qua Perché questo è più vicino a casa Molto più vicino hai bevuto 47 litri di latte, praticamente. Vai, che è di qua. Allora, teoricamente da adesso distiamo pochi blocchi. Dovrebbero essere 800 da un lato e 300 da un altro. Quindi 300 di qua e 800 di là. Quindi in diagonale così. No, non è vero RIP Villager, chiara. Perché se ti allontani, in teoria, non c'è il chunk caricato. Non essendoci il chunk caricato, cosa succede? Che lì sarà sempre ad un pelo dal raid che sta per partire. Quando torneremo, se mai torneremo, ma abbiamo 6000 villaggi, ora non so se veramente dobbiamo tornare necessariamente. Comunque, quando torneremo, se torneremo, sono andato troppo indietro. Mannaggia a me, ma là sono cretino. Sono proprio cretino. Cioè sono un cretino Ho usato troppo, troppo boost Mannaggia Siamo andati troppo avanti adesso Siamo indietro di 400 blog Ti sei dimenticato di scotenna Tanto sono Ragazzi ve lo giuro Finirei l'episodio qua Ve lo giuro finirei l'episodio qua Ve lo giuro Sulla mia vita Finirei l'episodio Perché mi sono incastrato sotto un albero Ragazzi, la finiamo così. Io spero con tutto il cuore che vi sia piaciuto questo video, questa live. Mi raccomando, sostenete la serie. Sono successi anche dei film, ma fanno molto ridere. Probabilmente ci sarà un estratto, ve lo dico. Domani non vi voglio illudere, ma ci sarà forse, forse, un'altra live. Ho aperto il mio sito web www.stepni.it, c'è anche un pollo. Oddio, no, ce ne sono due di polli in realtà, se dobbiamo essere sinceri. I Cactus, Giuseppe. Look at this! Ce l'abbiamo fatta! Non abbiamo dovuto neanche attraversare tutto il mondo di Minecraft. Cioè, è stato più facile uccidere il Wither. Pensa un po'. Pazzesco, pazzesco, veramente. Pazzesco. È il Sid quando, il Sid, raga, vediamo. Io quindi vi ricordo di lasciare un bel mi piace. È eh? fondamentale, iscrivervi al canale, attivate la campanellina. Condividere con tutti i vostri amici. No, Sofia. Si abbonata per il secondo mese a Silver Soldier. Vi ricordo che lunedì esce il merch. Aspettate che esco da qui un attimo. Lunedì esce il merch sul sito ufficiale. Vi faccio rivedere la mia grafica creata apposita. Comunque, non si consuma l'elitra, capito? No, visto che qualcuno lo stava scrivendo. L'elitra non si consuma. La Nederite, Thomas, ti ricordo che avevamo una Nederite bonus in una chest. Non l'ho raccolta, ma ce l'avevamo e non l'ho spesa. Andata così. Sono contentissimo che l'animazione vi piaccia, ragazzi. Mi raccomando, noi ci vediamo nei prossimi giorni sul canale. Forse domani live, come vi ho detto. Sul sito trovate tutto da lunedì. Ci saranno aggiornamenti molto presto. Sterminio di villager, esagerato. Anzi, esagerata. Matilde. Mi raccomando, passate un buon weekend. Ciao, Brooklyn. Riguardati tutta la live, Brooklyn, mi raccomando perché è clamorosa. E vi ricordo che se siete. Silver, so Silver Soldier, spalla destra e best friend. Oltre ad avere una sezione particolare nel Discord, avrete una percentuale di sconto su merchandising se avete intenzione di acquistare. Io vi saluto, vi ringrazio per il supporto veramente caloroso fino alla fine. 3 ore e un quarto di live. Un bacione. Qua sempre è tutto, ragazzi. Ciao. Vi tappo, vi tappo, vi tappo. Ciao. Dai, l'ultima, l'ultima, l'ultima. Sasso, carta, for, C'è! Sasso, carta, for, C'è! Ma, ma, Ti ho visto che hai cambiato. Vabbè. Sasso, carta, for, C'è! Chissà. Chissà com'è finita, non lo so. Ditemelo voi nei commenti.